Buongiorno colleghi, si proceda all'appello. Agnello Alessandra. Angelucci Nello. Baglio Valeria. Bernabei Annalisa. Sì. Bordoni Davide. No. Calabrese Pietro. Sì. Catini Maria Agnese. Sì. Celli Svetlana. No. Coia Andrea. Sì. Corsetti Orlando. Sì. Cozzoli Poli Ignazio. No. De Priamo Andrea. No. Di Biase Michela. Sì. Di Palma Roberto. Non c'è. Diaco Daniele. Eccolo, Diario Angelo. Diario non c'è. Donati Simona. Sì. Fassina Stefano. No. Ferrara Paolo. Sì. Ficcardi Simona. No. Figliomeni Francesco. No. Ghera Fabrizio. Giachetti Roberto. Sì. Grancio Cristina. Sì. Guadagno Eleonora. Sì. Guerrini Gemma. Sì. Iorio Donatella. Sì. Marchini Alfio. No. Mariani Alicia. Sì. Meloni Giorgia. No. Montella Monica. Mussolini Rachele. No. Onorato Alessandro. No. Pacetti Giuliano. Sì. Paciocco Cristiana. Sì. Palumbo Marco. No. Pelonzi Anton Giulio. No. Penna Carola. Sì. Piccolo Ilaria. No. Politi Maurizio. No. No. Seccia Sara. Sì. Stefano Enrico. Sì. Sturni Angelo. Sì. Terranova Marco. Sì. Tranchina Fabio. Sì. Vivarelli Valentina. Sì. Zotta Teresa Maria. Sì. Grazie. Consigliera Montella. Consigliera Montella.
Presenti 29 consiglieri e l'onorevole sindaca. Assenti 19 consiglieri. Constatato che, ai sensi dell'articolo 35,1 del regolamento, il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiaro aperta la seduta. Colleghi, l'inno italiano. Per un richiamo al regolamento, consigliera Di Biase, prego, se mi dice prima di procedere alla trattazione ai fini della valutazione di ammissibilità su quale norma intende richiamare. Se mi accende il microfono. Perfetto, Presidente, l'articolo su cui intervengo è il 102,1 e successivamente intervengo sull'articolo 49, Presidente. Allora, io ho presentato... Di Biase, sto parlando sul 102, Presidente. Sì, il 102, 102 no, lo dichiaro inammissibile perché l'articolo che verte sulle interrogazioni, io so benissimo che lei stamane, allora, e non sabato ha depositato un'interrogazione. Lei mi fa parlare a norma di regola, Presidente. No, consigliera non Di Biase. Cominciamo. Consigliera Di Biase, il suo richiamo al regolamento è inammissibile. Ho protocollato un'interrogazione, lei ha fatto melina. Prego, non me se può spegnere il microfono alla consigliera Di Biase. Allora, allora, consigliera Di Biase, oltre che richiamarla all'ordine, le dico che lei ha depositato un'interrogazione, lo so benissimo, l'interrogazione sarà trattata secondo la procedura dell'articolo che lei ha richiamato. Esattamente la... No, il suo richiamo a regolamento è inammissibile, il suo richiamo a regolamento è dichiarato inammissibile. La procedura di cui l'articolo 102 riguarda le interrogazioni prevede che le interrogazioni debbano essere calendarizzate. La sua interrogazione sarà calendarizzata come da rito, non c'è nulla da discutere. Detto ciò, consigliera Di Biase, la chiedo di stare ordinatamente al suo posto e di non ostacolare i lavori. È il primo richiamo all'ordine, consigliera Di Biase. Consigliera Di Biase, a norma dell'articolo 31, a seguito di un secondo richiamo all'ordine, devo disporre il suo allontanamento dall'aula. Prego. Allora, no, consigliera Di Biase, ho sentito il suo richiamo a regolamento e l'ho dichiarato infondato. A norma dell'articolo 102, esattamente quello che lei ha richiamato, le interrogazioni devono essere trattate con la modalità prevista dall'articolo 102. L'interrogazione che lei ha depositato stamane presso la Presidenza, o sabato o quello che sia, io l'ho vista stamane e stamane è stata protocollata, sarà esaminata, discussa, valutata e riceverà risposta secondo la modalità che è quella che è definita dall'articolo 102, né più né meno. Allo stato quell'interrogazione esula totalmente dai contenuti dell'assemblea odierna che verte, e mi accingo a leggere l'ordine dei lavori, per quanto attiene le sedute di oggi, lunedì 1 agosto e mercoledì 3 agosto, sulla discussione della proposta di delibera numero 2, la proposta di delibera sulle linee programmatiche della sindaca Virginia
Virginia Raggi per il mandato amministrativo 2016-2021. In seguito abbiamo anche tre mozioni che, come definito nella Capigruppo, saranno discusse e votate nella giornata di mercoledì. Detto ciò, prima di vengo a dirvi come procederemo nella discussione odierna. Pertanto, come da rito e appunto in base all'articolo 40 del regolamento, lascerò per prima la parola all'onorevole sindaca Virginia Raggi per l'illustrazione. Arrivo immediatamente, consigliera Di Biase. Lasciatemi finire che vedrete che il mio intervento chiarirà ogni aspetto. Lascerò per prima la parola all'onorevole sindaca Virginia Raggi per l'illustrazione delle linee guida, esattamente come previsto dall'articolo 40. In seguito ci saranno gli interventi da parte dei consiglieri che avverranno, un attimo solo consigliere Corsetti, poi le do immediatamente la parola, ho visto la sua richiesta di intervento. Dopodiché verrà data la parola ai consiglieri per i tempi previsti sempre dall'articolo 40. Ricordo che non ci sono deroghe, quindi che non si può andare in deroga per 45 minuti, gli interventi sono di 15 minuti. Chiedo sin da ora ai consiglieri che intendono intervenire di prenotarsi al segretariato. Gli interventi saranno fatti secondo l'ordine di deposito ed anche consentendo la corretta alternanza tra i vari gruppi. Vi voglio precisare sin da ora che negli interventi non saranno accettate divagazioni, esattamente come previsto dall'articolo 62. Pertanto gli interventi debbono essere inerenti sul contenuto della delibera a mente del richiamato articolo. Ogni volta che gli interventi esuleranno dal contenuto della delibera sarò costretto a richiamare e la seconda volta a togliere la parola al consigliere, pertanto lo preciso sin da ora. Detto ciò, lascio la parola all'onorevole sindaca, ma vedo che il consigliere Corsetti vuole farmi fare un richiamo al regolamento. Prego consigliere Corsetti, se mi dice su quale norma vuole intervenire. La ringrazio. Prima di procedere alla trattazione per 3 minuti. Molto gentile Presidente, io le chiederei una cortesia, dato che è lunedì mattina, sono le 10, se evitassimo di urlarci uno contro l'altro per me sarebbe sicuramente funzionale e utile a dare il mio contributo a quest'Aula. Prima di spiegarvi qual è il motivo che mi spinge a chiederle la parola, volevo, visto che è la prima volta che mi capita di avere l'opportunità di avere il Sindaco in Aula, farle i miei più sentiti in bocca al lupo per questa avventura. Detto questo, io le ho chiesto la parola per, in base all'articolo 106, mi dia due minuti per spiegarle e poi qualsiasi sarà la sua decisione io l'accetterò. In questi giorni sui media in città non si fa altro che parlare della questione che riguarda AMA, il tema del dossier citato dall'attuale assessore, il fatto che l'ex presidente l'ex AD o attuale AD sia nei prossimi giorni verrà sentito da una commissione d'inchiesta sui rifiuti. Le dico questo per dirle cosa, per chiederle veramente con molta serenità se reputa utile a tutti noi, in base all'articolo 106, quindi interrogazione e risposta immediata. Secondo consigliere, ho capito benissimo nel dichiararle il richiamo al regolamento inammissibile, le dico questo. I consiglieri hanno. Io non devo decidere cosa è utile, cosa è inutile, io devo semplicemente applicare il regolamento. Io sono ben conscio del fatto che 19 consiglieri hanno fatto una richiesta di consiglio su determinati argomenti, quella richiesta sarà trattata secondo legge. Sono ben consapevole che stamane la consigliera Di Biase ha depositato un'interrogazione che verte sostanzialmente sui medesimi argomenti, peraltro non mi pare che chieda risposta urgente. Ad ogni modo, quell'interrogazione sarà trattata secondo la procedura di quell'articolo 102. Io non mi hai fatto terminare, posso e poi chiudo? Prego. L'articolo 106 dice che tu saresti in grado, caro Presidente, di convocare una riunione di capigruppo all'interno della quale puoi insieme ai capigruppo decidere se l'interrogazione è urgente e quindi trattarla oggi. Questo ti volevo chiedere. Se è possibile, secondo te, visto il tema così delicato, organizzare subito una riunione di capigruppo e insieme ai capigruppo decidere se è possibile discutere dell'interrogazione urgente, non ti chiedo. Consigliere Corsetti, oggi abbiamo le linee programmatiche che richiederanno dei tempi di discussione. È chiaro che prendo all'attenzione tutti gli atti che sono stati depositati ed è chiaro che
su quegli atti, al netto di quelle che sono le decisioni che deve prendere direttamente il Presidente, ad esempio riguardo alla richiesta di consiglio straordinario, saranno esaminati e valutati nella prossima Capigruppo. Pertanto accolgo sotto questo profilo il suo invito. Detto ciò, lascio la parola alla Sindaca Virginia Raggi per l'illustrazione delle linee programmatiche. Grazie. L'Eurobarometer della Commissione europea sulla qualità della vita nelle città, pubblicato in gennaio 2016, rileva che solo il 26% dei romani si fida della pubblica amministrazione, il 50% dichiara di non fidarsi in generale dei propri concittadini. Troviamo un'amministrazione capitolina ferma per un lunghissimo periodo in assenza di una direzione politica, istituzioni culturali in affanno, difficoltà finanziarie e inefficienze, confusione e frammentazione a causa di molteplici cambiamenti di direzione e assenza di strategie condivise. Troviamo competenze e intelligenze non sfruttate dentro e fuori l'amministrazione, inerzie e abitudini da cambiare, attese di innovazione troppo a lungo frustrate. Si agirà utilizzando il principio delle pari ed eque opportunità come modalità trasversale dell'azione dell'amministrazione. Si costruirà una città per tutte e per tutti, senza alcuna discriminazione, nel pieno rispetto dell'articolo 3 della Costituzione e dello Statuto di Roma Capitale. Riconsegnare la fiducia nel prossimo, nella propria amministrazione cittadina e nel futuro è condizione indispensabile per sviluppare benessere ed è una priorità di questa amministrazione. Roma Capitale, le sue istituzioni e aziende devono tornare interlocutori credibili per tutti. Tutto sarà ridiscusso con grande umiltà e apertura, con trasparenza e rigore per essere tutti al servizio della città, per svolgere una funzione abilitante accanto allo sviluppo di una vita culturale degna di una capitale. La persona, la scuola e la comunità solidale, linee trasversali. Il benessere delle persone è al centro dell'azione dell'amministrazione capitolina, un benessere declinato non soltanto in termini economici, ma di qualità della vita e delle relazioni, di accesso ai servizi, di aumento delle opportunità. L'affidamento delle deleghe ad un'unica assessora sarà l'occasione per una maggiore integrazione che faciliterà una strategia unitaria attenta alle diverse dimensioni di vita e delle persone, evitando ogni possibile assimilazione delle politiche educative con quelle socioassistenziali, in modo da contribuire a superare la distinzione tradizionale che ha caratterizzato sino ad oggi queste due politiche comunali. L'ascolto e la partecipazione saranno una costante dell'azione amministrativa. Verrà realizzato un confronto continuo con i cittadini attraverso anche forme di consultazione che coinvolgeranno adulti, bambine e bambini, ragazze, ragazzi e anziani. Si realizzeranno azioni di sistema urgenti ma non emergenziali per superare in particolare la situazione di disomogeneità territoriale presente nei diversi municipi, individuando i livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi che devono essere garantiti sul territorio a tutti i cittadini e realizzando forme di raccordo attraverso la creazione di un coordinamento permanente con gli assessori municipali alle politiche sociali e alla scuola. Verrà garantita e richiesta la collaborazione con tutte le istituzioni nazionali, regionali e locali competenti, senza confusione di ruoli, rispettando il principio di leale collaborazione. In questi ambiti si parteciperà attivamente alle azioni dell'ANCI, quale sede più idonea anche per sostenere le richieste nei confronti del Governo. In particolare quelle concernenti l'esclusione dal patto di stabilità degli investimenti per le politiche sociali, i servizi educativi e la scuola. Quanto al rapporto con il privato sociale, verrà rispettato il principio di sussidiarietà, non demandando adesso un ruolo sostitutivo del pubblico nella fornitura dei servizi, quanto piuttosto la promozione dei diritti delle fasce più deboli, agendo sulla base di regole certe e del controllo puntuale del loro rispetto. Sulla base di quanto già previsto dallo Statuto, verranno creati dei luoghi permanenti di confronto con il mondo delle università e della ricerca, dell'associazionismo, delle organizzazioni, degli esperti del settore, per contribuire all'elaborazione degli indirizzi generali e assicurare forme di consultazione periodica e non occasionale. Per sviluppare pienamente le potenzialità per la città della programmazione europea 2014-2020 verrà creata una task force sui fondi comunitari, in collaborazione tra gli assessorati, prestando attenzione non soltanto all'utilizzo trasparente e ponderato delle risorse disponibili, ma puntando anche all'efficacia degli interventi e all'impatto positivo sui cittadini. Verrà promosso un approccio trasversale al tema della disabilità, ragionando sull'accessibilità non soltanto dal punto di vista strutturale, la mobilità ad esempio è un aspetto necessario ma non sufficiente, ma anche culturale, promuovendo la possibilità di tutte le persone di sentirsi parte attiva in una città che le accoglie proprio grazie all'ascolto delle loro esigenze. A tal fine verranno riformate le consulte e realizzate delle linee guida.
verranno proposte azioni per creare dei legami solidali sui territori, valorizzando le buone pratiche già realizzate sia a livello locale che internazionale, coinvolgendo le persone che vorranno prendersi cura della città nella quale vivono, pensionati, giovani, migranti, e promuovendo il volontariato comunale diffuso come strumento di partecipazione alla vita e al benessere della città e dei cittadini, trasformando così le relazioni sociali e favorendo la solidarietà. I nostri obiettivi non potranno essere raggiunti senza un forte investimento sulle risorse umane che valorizzi le loro competenze e capacità attraverso l'aggiornamento e la formazione continua e la disponibilità di adeguate condizioni di lavoro e il rispetto dell'impegno di chi si prende cura nella nostra città delle persone rispettando le regole. Le azioni prioritarie. A 12 anni dall'approvazione dell'ultimo piano regolatore sociale verrà data priorità all'adozione di un nuovo piano in attuazione della legge numero 328 del 2000 e della nuova legge regionale sul sistema integrato e dei servizi sociali che fornirà la cornice all'interno della quale i municipi potranno realizzare la loro programmazione, implementando inoltre un sistema informativo sociale che dialoghi con quello nazionale e regionale e che contribuisca a superare la mancanza di scambio di informazioni che troppo spesso ha in passato caratterizzato l'operato di Roma Capitale in questo ambito. Si ritiene necessario dare regole alla città anche in ambito sociale attraverso la creazione e o revisione dei sistemi di autorizzazione e accreditamento, ad esempio delle case famiglia, adottare nuovi regolamenti che aiutino a creare una cornice certa e unitaria, dando così chiarezza ai cittadini e rendendoli consapevoli dei servizi di cui possono usufruire, ad esempio dei centri anziani. Al fine di rendere Roma una città accogliente, si lavorerà sull'appropriatezza e sulla qualità dei servizi, rendendoli fruibili sulla base della gravità dei bisogni, dando regole che non siano esse stesse discriminanti e ghettizzanti, con particolare attenzione agli emarginati, ai senza fissa dimora e a coloro che vivono situazioni di fragilità temporanea o permanente. Per contrastare l'impoverimento, affrontare le povertà e lavorare per l'inclusione sociale verranno valorizzate le opportunità date dalle misure di sostegno al reddito, prestando particolare attenzione a quanto previsto dalla norma per il sostegno all'inclusione attiva, al contempo agendo sulle situazioni di svantaggio, a partire dalle famiglie con minorenni e dalle persone che vivono in condizioni di isolamento sociale. Le persone di origine straniera che vivono a Roma hanno situazioni molto diverse, dalle seconde generazioni ai neoarrivati, dai richiedenti asilo ai lavoratori e lavoratrici. Le risposte dunque dovranno essere modulate e non potranno prescindere da un lavoro culturale a partire dalle scuole. Per questo si opererà per garantire l'accessibilità ai servizi disponibili, la presenza dei centri interculturali diffusi, un'accoglienza e una tutela di qualità per i minorenni stranieri non accompagnati e risposte mirate ai neoarrivati che non avranno intenzione di trattenersi in Italia. Restituire dignità a queste persone è un preciso impegno dell'amministrazione capitolina. Un altro obiettivo consiste nella creazione del tavolo cittadino per l'inclusione e l'integrazione delle popolazioni rom, sinti e camminanti, volto a realizzare un piano che porti al superamento dei campi, basandosi sull'applicazione dei quattro pilastri previsti dalla Strategia Nazionale di Inclusione dei Rom, Sinti e Camminanti 2012-2020. Occorre operare per lottare contro qualunque forma di violenza, non soltanto garantendo la presenza di sportelli antiviolenza in ogni municipio e sostenendo i centri antiviolenza e le case rifugio, ma anche realizzando un lavoro a livello culturale con un approccio fondato sulla prevenzione, il contrasto e il recupero. In particolare verrà prestata attenzione ai fenomeni quali il bullismo, compreso il cyberbullismo, così come la cosiddetta violenza assistita, a partire dagli interventi in ambito scolastico. Sarà riformato il servizio di assistenza domiciliare per gli anziani, minorenni e disabili, con la finalità di migliorarne la qualità offerta. Sulle dipendenze patologiche verrà adottato un approccio che prevede azioni per la prevenzione, il contrasto e il recupero, sui fenomeni quali le ludopatie, le tossicodipendenze e l'alcol dipendenza. In collaborazione con le progettualità nazionali e regionali verranno riprogettate complessivamente le azioni realizzate sino ad oggi. Sarà creato un punto unico di accesso presente in tutti i municipi a gestione pubblica per semplificare l'accesso da parte dei cittadini alle informazioni e ai servizi forniti dall'amministrazione a tutti i livelli. Per le persone detenute si adotteranno misure per il loro reinserimento nella società attraverso protocolli con il Ministero della Giustizia e i garanti per i detenuti nazionale e regionale, volti anche all'impiego durante il periodo di detenzione. Verrà implementato il lavoro sulle detenute con figli minori, promuovendo il rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale. Per rafforzare la collaborazione tra organi giudiziari e servizi, nel rispetto delle reciproche competenze, verrà privilegiato il lavoro in rete con i tribunali, in particolare relativamente ai minorenni e alle relazioni familiari.
Altra priorità sarà costruire una città a misura di bambine, di bambini, di ragazze e di ragazzi. In tale ottica verrà realizzata una nuova stagione per i diritti di tutte le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi che vivono sul territorio cittadino, sulla base delle migliori prassi nazionali e internazionali, analizzando e monitorando quanto negli anni già realizzato e verificando l'attuazione della legge 285 del 1997 per favorire la diffusione del modello di governance da esso previsto anche su altre tematiche. Verrà accordata un'attenzione permanente assicurando un approccio al benessere di questa fascia della popolazione, anche rafforzando la presenza di soggetti istituzionali indipendenti quali il garante delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, nonché definendo le linee guida sull'ascolto e la partecipazione. Nelle situazioni di difficoltà in particolare si opererà per quanto di competenza per garantire il diritto dei minorenni a vivere in un ambiente familiare, prevedendo in primis l'allontanamento dalla loro famiglia d'origine, quindi la reale possibilità di essere accolti in affidamento familiare e in comunità sulla base delle indicazioni nazionali e regionali in materia. Considerare la città una città educativa significa in primis restituire a tutti il ruolo e la responsabilità di essere educatori. Siamo noi a dare l'esempio quotidiano, anche attraverso il modo in cui organizziamo le politiche e le prassi operative realizzate sul territorio cittadino. Questa è l'attenzione che vorremmo accordare ai giovani cittadini fin dalla prima infanzia. Chiedo ai consiglieri e alle persone presenti di fare silenzio in maniera tale da consentire alla sindaca di poter esporre le linee. Più silenzio, per favore, grazie. Grazie. L'amministrazione deve garantire il diritto allo studio in una scuola che sia pubblica e di qualità e che investa sulle bambine e sui bambini, sulle ragazze e i ragazzi in quanto tali e in quanto futuri adulti che siano educati al rispetto dei diritti umani, delle regole e dell'altro. All'accoglienza delle diversità, alla cura dell'ambiente, allo studio, allo sviluppo e alla formazione di uno spirito critico, alla convivenza civile per favorire la crescita dei cittadini consapevoli e democratici. In questa prospettiva ci troveremo ad essere impegnati su diversi fronti per agire sia a livello propriamente strutturale sia nella direzione di una didattica che porti il bambino o la bambina, nei casi possibili il genitore, a vivere pienamente e consapevolmente la scuola come luogo di confronto e socializzazione. Il bambino, la bambina e l'adolescente debbono essere veramente al centro di una politica orientata verso la formazione del cittadino di oggi e di domani. In tal senso sarà necessario implementare il servizio con nuove strutture al fine di ridurre le liste d'attesa nei vari municipi, senza sottovalutare la revisione periodica delle concessioni e delle convenzioni al fine di garantire un servizio di qualità. Censire la domanda di servizi educativi e scolastici, semplificare le procedure di iscrizione. Inoltre si dovrà proporre un'offerta formativa il più possibile organica e rispondente secondo le indicazioni anche europee, si lavorerà per assicurare la continuità educativa dei servizi educativi e scolastici nella fascia 0-6, garantendone la qualità e rafforzando il ruolo del coordinatore pedagogico. Verranno proposti programmi e percorsi formativi non solo tesi all'acquisizione dei diversi linguaggi, tecnica dello scrivere, tecnica di apprendimento della lettura, eccetera, ma anche al rispetto dei beni pubblici, alla riduzione dei rifiuti, al riuso e alla differenziazione, al risparmio di energia, all'educazione stradale, alla valorizzazione della multiculturalità. Scusate, dovete gentilmente fare silenzio. Ora, altrimenti dobbiamo necessariamente allontanare le persone. Se cortesemente potete consentire alla sindaca di esporre le linee di programma. Grazie. Verranno proposti programmi e percorsi formativi. L'ho già detto, scusate. Sarà altresì importante attivare una rete di collaborazione con le realtà produttive del territorio per un arricchimento delle conoscenze finalizzate all'acquisizione delle competenze degli allievi attraverso le esperienze di tirocinio al fine di assicurare le loro concrete prospettive occupazionali. Si interverrà sul contrasto alla dispersione scolastica per favorire l'inclusione, prestando una particolare attenzione ai disabili. In questa prospettiva sarà doverosa la realizzazione di una programmazione coordinata tra servizi scolastici e servizi sanitari, socioassistenziali e la valorizzazione di opportunità artistiche, culturali e sportive, garantendo il collegamento con le scuole secondarie di primo grado nelle fasi di orientamento, puntando al successo formativo dei giovani.
La mobilità scolastica alternativa verrà incentivata con forme di mobilità sostenibile, soprattutto in prossimità delle scuole, percorsi ciclopedonali e piedibus. Verrà inoltre promosso un piano integrato di trasporto pubblico per le scuole da realizzare attraverso il riordino degli orari e dei percorsi del servizio in base alla localizzazione delle scuole al fine di evitare sprechi e malfunzionamenti. Si potenzierà il servizio di controllo e di gestione degli appalti per la refezione scolastica da realizzare attraverso il coinvolgimento del personale dietista dei singoli municipi, ampliando i poteri delle commissioni mensa nella prospettiva di un'educazione alimentare e ambientale. Altrettanto importante sarà l'attenzione verso gli spazi esterni, aree verdi o ludiche in particolare, senza interventi che assumano carattere di emergenza. Sarà anche obiettivo di questa amministrazione sostenere le fasce più deboli attraverso la semplificazione delle procedure per la richiesta dei buoni libri o delle cedole librarie per gli alunni. Per quanto attiene all'edilizia scolastica e alla sicurezza, si procederà a realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria richiesti da Roma Capitale, approvati e non ancora eseguiti, relativi al programma straordinario per il recupero e la messa in sicurezza. Si procederà altresì alla programmazione della manutenzione ordinaria degli edifici scolastici per evitare future criticità emergenziali, attraverso interventi predeterminati con conseguenti risparmi sui costi. Inoltre verranno bandite procedure di affidamento in conformità al nuovo codice degli appalti al fine di garantire il rispetto dei principi di legalità e trasparenza. Si ritiene importante l'istituzione di un piano comunale per la sicurezza scolastica al fine di garantire il potenziamento degli strumenti di controllo e verifica che definisca le linee operative per l'elaborazione del documento di valutazione rischi per le scuole comunali. Altrettanto importante e determinante sarà la richiesta e l'assegnazione di finanziamenti da parte dello Stato di enti locali per alleggerire gli oneri delle scuole in materia di controlli e sorveglianza sanitaria da impegnare nella formazione del personale nell'ambito della sicurezza. Per quanto attiene agli insegnanti, si ritiene utile la predisposizione ed emanazione del regolamento per gli assistenti educativo-culturali al fine di consentire un adeguato, soddisfacente e funzionale rapporto educativo e didattico con gli alunni, con particolare attenzione all'integrazione degli alunni con disabilità. In merito alla ben nota questione del precariato, si dovrà agire di concerto con il Governo per risolvere le situazioni che vanno oltre la sfera di intervento del Comune nell'osservanza del dettato europeo. Sarà incentivata la piena utilizzazione degli ambienti scolastici come risorse per il territorio, a disposizione delle famiglie e delle associazioni per attività integrative della programmazione scolastica, quale volano di un nuovo rapporto tra scuola e territorio. Sport, politiche giovanili, accessibilità e qualità della vita. Lo sport è uno strumento di tutela dei valori fondamentali della persona e veicolo di adesione a un modello di rapporti basati sul rispetto delle regole dell'autodisciplina e cooperazione. Favorisce percorsi di integrazione e inclusione sociale, in particolare per i giovani costituisce un'occasione di maturazione e di crescita. La pratica dello sport va inoltre intesa come miglioramento della qualità della vita dei cittadini, ricerca del benessere fisico, cura del proprio corpo e rapporto immediato con la natura. È dunque un importante obiettivo per la Giunta di Roma Capitale. Sarà quindi compito dell'amministrazione verificare la messa in regola degli impianti, accatastamento, collaudo, agibilità ed eliminare le barriere architettoniche laddove presenti, previo reperimento dei necessari fondi. Realizzare poi una piattaforma informativa pubblica relativa agli impianti, agli orari di apertura, agli sport praticati e relativi contatti, nonché sviluppare nuovi strumenti informatici per la fruizione dei servizi sportivi. Promuovere le attività sociali e la pratica sportiva di gruppo tramite il coinvolgimento delle società sportive operanti sul territorio. Promuovere lo sviluppo di un'impiantistica leggera all'interno degli spazi aperti della città. Realizzare microstrutture di supporto alle aree tempo libero e benessere, strade ciclabili e percorsi per mountain bike all'interno dei parchi, skate park, palestre all'aperto. Rimodulare i canoni relativi ai grandi impianti per l'intrattenimento sportivo, stipulare convenzioni con gli impianti sportivi privati, approvare un nuovo regolamento per gli impianti sportivi comunali, rimodulare il tariffario comunale. Accessibilità. Una città fruibile per tutti è innanzitutto una battaglia di civiltà. Roma deve diventare finalmente una città accessibile a tutti, consentendo ai disabili, motori, temporanei o permanenti, ai non vedenti, agli ipovedenti, ai sordi, agli anziani, alle famiglie con passeggini, ai turisti con valigia di poter circolare liberamente. Il tema dell'accessibilità universale è centrale per l'amministrazione, che definirà un piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche con un cronoprogramma degli interventi in un quadro di regole certe e condivise con i cittadini. Politiche giovanili. Il sostegno, la cura e la promozione delle nuove generazioni sono un elemento fondamentale per consentire ai giovani di divenire cittadini attivi, parte integrante e vitale della società.
L'amministrazione intende stimolare i giovani ad una partecipazione attiva e creativa delle realtà territoriali, promuovendo l'integrazione e la conoscenza dell'altro come valore e apporto culturale alla nostra società multietnica, contrastando i sempre più frequenti fenomeni di disagio ed emarginazione sociale. In particolare saranno curati i seguenti aspetti: verifica degli esiti dei progetti riguardanti i centri di aggregazione giovanile e di quelli rientranti nella legge 28 agosto 1997 numero 285, la creazione di ambienti di discussione tra i giovani e l'amministrazione per favorire la loro partecipazione alle scelte politiche, attivazione di scambi formativi tra scuole, atenei e amministrazione, collaborazione con le scuole anche mediante progetti pilota finalizzati alla realizzazione di interventi di riqualificazione dei quartieri sviluppati direttamente dai ragazzi secondo modalità e finalità compatibili con il quadro normativo vigente. Qualità della vita. Tra le attività che l'amministrazione pone al centro della sua azione di governo vi è la qualità della vita, intesa come tutto ciò che rende la vita degna di essere vissuta, come possibilità per ogni cittadino di potersi realizzare e integrare pienamente nel tessuto sociale. Pertanto, obiettivo dell'amministrazione è fare in modo che il cittadino non venga concepito come soggetto a sé stante, ma come essere relazionale, che si sviluppa all'interno della comunità sociale in cui opera ed esplica la propria personalità. In particolare, verrà introdotto un sistema di misurazione della qualità dei livelli di vita dei cittadini romani e del loro benessere percepito come strumento che consenta, da un lato, di evidenziare carenze e possibili aree di intervento, dall'altro, di verificare l'operato dell'amministrazione. La città in movimento. Le parole chiave che contraddistinguono oggi la mobilità romana sono tre: congestione, inquinamento e incidenti stradali. L'obiettivo principale dell'azione di governo è allineare la nostra città ai parametri delle principali capitali europee. Per risolvere problemi lontani e complessi, peraltro aggravatisi nel corso degli anni, non sarà sufficiente adottare singole misure, ma serviranno una serie di idee e azioni integrate, con effetti sulla mobilità progressivi nel tempo, che cerchino in primo luogo di avviare il rilancio del trasporto pubblico e il disincentivo all'utilizzo del mezzo privato. Tali azioni debbono partire da una corretta progettazione basata su un'attenta analisi delle esigenze di spostamento della popolazione. Le seguenti linee programmatiche individuano una serie di interventi, partendo da quelli atti a garantire una più efficiente circolazione dei mezzi pubblici e una loro migliore programmazione, passando per la ristrutturazione delle società che gestiscono il trasporto, fino ad arrivare al vero e proprio potenziamento di tutti i servizi pubblici. Grande attenzione sarà riservata al tema della sostenibilità e della sicurezza stradale e dell'accessibilità. Mobilità sostenibile. Realizzazione di un piano pluriennale delle infrastrutture di trasporto. La carenza di reti metropolitane, tranviarie e viarie della capitale è uno degli elementi più sintomatici di uno squilibrio tra Roma e l'estero. È importante operare una rivoluzione di metodo, cambiando alla radice il criterio di selezione delle opere, che dovrà essere trasparente e condiviso. Saranno quindi predisposti il piano urbano della mobilità sostenibile e, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione, un piano pluriennale delle infrastrutture che indichi gli interventi più urgenti nel rispetto dei criteri di sicurezza, sostenibilità, accessibilità ed economicità. Saranno favorite una mobilità su ferro sicura, interconnessa e opere dal basso impatto ambientale, come le piste ciclabili e ogni altra infrastruttura per la mobilità muscolare o mobilità dolce. Nella pianificazione degli stalli di sosta dovranno essere preferiti quelli di interscambio. Riforma generale del trasporto pubblico. Oltre ad intervenire su quegli ambiti della pianificazione urbana che possano consentire un aumento della velocità commerciale dei mezzi, si dovrà predisporre un nuovo piano industriale che affronti l'intera governance di ATAC, trattando i temi legati alla riorganizzazione del personale, del debito, della manutenzione e delle procedure di gara. Si svilupperà una nuova gerarchizzazione della rete di superficie, basata essenzialmente sulle esigenze di spostamento dei cittadini. Tali esigenze saranno identificate anche attraverso dei sistemi di raccolta delle informazioni sulla catena dello spostamento con la compilazione di questionari online. Si dovrà inoltre prestare attenzione all'attrattività dei servizi di trasporto, quali comodità, puntualità, pulizia degli autobus e accessibilità attraverso la cura degli impianti di fermata. Le risorse per una riforma così radicale del trasporto pubblico dovranno anche arrivare da una seria lotta all'evasione tariffaria, da realizzarsi attraverso un utilizzo più diffuso delle tecnologie e una seria riconversione del personale in esubero in personale di controllo, della razionalizzazione di dirigenti e quadri e, infine, introducendo gradualmente l'obbligo di salita anteriore esclusivamente se muniti del titolo di viaggio, quello che accade nelle altre città, peraltro.
Si dovranno progressivamente implementare in tutte le vetture sistemi automatici per il controllo della frequentazione. Saranno studiate e incentivate soluzioni per favorire gli spostamenti casa-lavoro attraverso abbonamenti defiscalizzati. Anche il sistema di bigliettazione dovrà poi progressivamente migrare verso sistemi già in uso in altre città europee e non, come la Oyster Card londinese. Riduzione degli spostamenti. Mai come al giorno d'oggi la tecnologia fornisce un contributo straordinario nell'eliminare o razionalizzare gli spostamenti. Le amministrazioni pubbliche saranno incentivate a promuovere o intensificare strumenti per la consultazione di sportelli online. Al tempo stesso saranno favorite anche iniziative che guardino al privato, mirate a ridurre le cause di spostamento. A questo scopo potrà essere incentivato il telelavoro con strumenti che agevolino la conoscenza di tale soluzione tra le aziende. Potranno essere incentivati telelavoro e smart working da adottarsi anche all'interno dell'amministrazione capitolina e delle società partecipate. Promozione della mobilità sostenibile. Sarà avviata una seria politica di contenimento della mobilità privata e un piano straordinario per il rilancio del trasporto pubblico. Sul fronte delle limitazioni saranno adottate azioni mirate che possano indurre molti utenti ad abbandonare l'auto senza tuttavia provocare fenomeni di esclusione sociale. In questa prospettiva i provvedimenti di limitazione o tariffazione saranno integrati e accompagnati da contestuali misure di rilancio del trasporto pubblico, dalla individuazione di soluzioni alternative sostenibili a prezzi ragionevoli. Oltre alle misure adottate nel punto dedicato al trasporto pubblico, sarà prioritario sviluppare una consultazione pubblica online per l'aumento dei percorsi ciclabili e in generale lo sviluppo di ogni infrastruttura che possa favorire la mobilità sulle due ruote, a partire dalla predisposizione degli stalli di sosta per le bici, soprattutto in prossimità delle stazioni della metropolitana e capolinee degli autobus. La creazione di nuovi percorsi, soprattutto lungo le vie consolari, mediante tecniche cosiddette leggere, dovrà essere accompagnata da misure che favoriscano spostamenti sicuri. Occorre inoltre procedere alla definizione di un regolamento che, sempre nell'ottica di forme di mobilità intermodali, consenta il trasporto delle biciclette a bordo dei mezzi del trasporto pubblico. Il regolamento edilizio dovrà essere modificato per consentire il parcheggio delle biciclette nei condomini. È prioritario tornare a incentivare servizi di bike e car sharing, prevedendo anche il car sharing comunale a flusso libero. Sarà altresì sviluppato il piano per favorire la mobilità elettrica attraverso l'implementazione di nuove stazioni di ricarica. Al fine di rendere più vivibile la città anche per gli utenti deboli della strada, bambini e anziani, in tutti i municipi saranno incentivati ad individuare aree pedonali, zone 30 e zone 5, organizzate sul modello francese delle aree di traffic calming, e saranno previsti nuovi sistemi per favorire nuove modalità di pooling per gli spostamenti casa-scuola, anche attraverso la diffusione della nuova figura del mobility manager scolastico. Il servizio taxi dovrà essere reso maggiormente efficiente e fruibile dalle diverse categorie di persone, in sicurezza anche durante gli orari notturni, soprattutto per gli utenti più fragili. Oltre alle corsie preferenziali saranno aumentati i posteggi, specie nelle zone strategiche come ospedali o stazioni di trasporto pubblico. Particolare importanza ricoprirà anche l'app comunale 060609, che dovrà essere potenziata e incentivata. La sostenibilità dovrà riguardare anche il trasporto delle merci. Saranno studiati e individuati incentivi per le aziende che si consorzino per lo scarico delle merci. Dovranno nel contempo essere incrementati i controlli per verificare che il carico scarico delle merci avvenga negli orari prestabiliti e non occupando la seconda fila dedicata alla circolazione. Infine sarà valutata la possibilità di creare dei mini hub limitrofi al centro storico per la consegna delle merci mediante mezzi elettrici, recuperando aree industriali dismesse ex rimesse ATAC e coinvolgendo il gruppo Ferrovie dello Stato italiano per il riuso delle aree ferroviarie. Qualità e sicurezza. Attuazione del piano della mobilità per i disabili. L'attenzione al tema della disabilità deve concretizzarsi in un principio. Un punto centrale riguarderà il rispetto della legalità. Dovranno essere puniti severamente tutti coloro che occupino con autovetture o esercizi commerciali abusivi, percorsi tattili, marciapiedi, scivoli per la mobilità delle carrozzine. Un altro aspetto importante riguarderà la manutenzione dei marciapiedi e della segnaletica dedicata ai disabili, anche con il supporto delle nuove tecnologie. Sarà rivisto il regolamento per l'accesso al trasporto pubblico dedicato ai disabili per gli spostamenti, lavoro, studio, attività sociali e terapie, con l'obiettivo di offrire progressivamente a tutti i cittadini con disabilità motoria grave e che non possono usufruire del servizio di trasporto pubblico il servizio comunale già oggi attivo, rivedendo annualmente le graduatorie. Miglioramento della sicurezza stradale.
Roma presenta tassi di incidentalità stradali nettamente superiori alla media delle capitali europee. Si interverrà su tre ordini di direttrici: infrastrutture, veicoli e utenti. Per le infrastrutture, tenendo conto dei vincoli finanziari, è necessario partire con interventi efficaci ma da un costo contenuto, come la messa in sicurezza delle intersezioni o dei punti a più alto rischio di incidentalità. Sarà adottato un piano di rottamazione dei veicoli a due ruote più pericolosi. Con disincentivi mirati si potrà realizzare un piano di rinnovo del parco dei veicoli a due ruote con mezzi più sicuri e anche meno inquinanti. Con riferimento agli utenti dovrà iniziare un percorso di sensibilizzazione ai temi della sicurezza. Sarà necessario adottare misure di prevenzione promuovendo campagne di sicurezza ma anche un'attività di controllo più stringente. Punto di riferimento sarà il centro di competenza della sicurezza stradale di Roma Capitale e l'avvio della consulta cittadina sulla sicurezza stradale. Miglioramento della mobilità attraverso una rivoluzione tecnologica dei trasporti. Serve una rivoluzione tecnologica dei trasporti da cofinanziare con fondi europei nell'ambito del progetto Horizon 2020, nazionali e regionali. La parola chiave è ITS, Intelligent Transportation System, semafori intelligenti che sappiano alternare i flussi in ragione delle code di traffico, che diano la priorità a servizi di trasporto pubblico e sistemi di infomobilità per la razionalizzazione dei servizi di trasporto pubblico. Regolamentazione del Gran Turismo. Saranno definite misure per agevolare l'accesso ed ottimizzare il servizio dei pullman turistici, degli open bus e dei pullman che svolgono servizi di linea con provenienza extra provincia di Roma e dei servizi privati dai per gli aeroporti, con particolare riferimento all'area interna alla ZTL. Introduzione di uno strumento di misura degli effetti sulle politiche di mobilità di breve termine. L'introduzione di tale strumento consentirà all'amministrazione capitolina di informare il cittadino sullo stato delle azioni che verranno intraprese su tutti i temi inerenti alla mobilità, come la realizzazione di aree pedonali, incidentalità, inquinamento atmosferico, eccetera. Sostenibilità ambientale. Premesso che Roma Capitale persegue politiche ambientali finalizzate alla realizzazione di una gestione integrata dei rifiuti e alla promozione di buone pratiche per ridurre la produzione degli stessi, per recuperarli e riciclarli, anche allo scopo di diminuire il consumo di materie prime naturali, il presente documento tende a razionalizzare e a pianificare il nuovo assetto strutturale necessario per la sostenibilità ambientale urbana ed extraurbana. I temi relativi ad ambiente, ciclo dei rifiuti, verde, vengono tradotti in operatività coerenti e congruenti con un piano a breve e medio termine di effettiva realizzazione. La sostenibilità ambientale è un processo continuo che mira a soddisfare i bisogni del presente senza comprometterne la capacità delle generazioni future di soddisfare a loro volta i propri bisogni. È un processo innanzitutto culturale. Perciò è fondamentale formare le nuove generazioni attraverso l'educazione ambientale per fornire la consapevolezza della problematica e produrre cambiamenti reali nel comportamento degli individui. Per questo partirà con il ciclo scolastico 2016-2017 un progetto formativo in coerenza con le linee guida per l'educazione ambientale che coinvolgerà le scuole della città. Gli obiettivi sono sviluppare il senso di identità e appartenenza al territorio, orientare i comportamenti alla sostenibilità e favorire il confronto sul tema ambientale, creare sinergie nell'ambito della rete educativa del contesto di riferimento, illustrare le filiere che stanno a valle della raccolta differenziata nell'ottica della green economy e dell'economia circolare. Il ciclo dei rifiuti. Oggi si annoverano 250 milioni di euro annui di extra costi per l'esportazione della raccolta differenziata e 165 viaggi di tir al giorno che attraversano l'Italia in spregio ad ogni eco bilancio ambientale, per arrivare all'esportazione transfrontaliera del rifiuto urbano trattato e CDR, combustibile derivato da rifiuti. Il servizio attuale è avulso da una logica integrata del ciclo vero e proprio e sconta una totale mancanza di programmazione, anche dopo la chiusura della discarica di Malagrotta. Roma Capitale deve procedere alla riorganizzazione di AMA sotto l'egida della sindaca e dell'assessorato preposto, ma nel contempo Roma Capitale e la sindaca devono reclamare, rivendicare e riappropriarsi del ruolo di indirizzo operativo e di vigilanza del socio maggioranza al 51% e ricondurre anche ACEA a servizio della città.
ama incautamente in questi ultimi anni non si è dotata delle infrastrutture impiantistiche necessarie, offrendo quindi di fatto opportunità a gruppi privati ad Acea di inserirsi nel settore di attività proprie di ama. Di fatto ama è stata relegata a svolgere mera attività di raccolta, trasbordo, trasporto e scarico in discarica, con enormi costi di dotazione per contenitori, veicoli e mezzi. L'implementazione verticale della RD, raccolta differenziata, tanto auspicata quanto dovuta, pertanto, presenta impennate di percentuali avulse da un contesto industriale e ricondotta anche la RD a mere fasi di raccolta, trasbordo, trasporto e scarico presso impianti terzi a distanza di centinaia di chilometri. La politica per la gestione dei rifiuti urbani a Roma Capitale poggerà sui primi tre passi della gerarchia europea: riduzione, riuso e recupero di materia. Gli obiettivi sono necessariamente perseguiti adottando i seguenti concetti: prevenzione e riduzione dei rifiuti, raccolta differenziata e riciclo, monitoraggio e controllo, gestione corretta di ama. La prevenzione della produzione dei rifiuti. La prevenzione della produzione dei rifiuti dovrà essere attuata attraverso un percorso culturale di sensibilizzazione e informazione ai cittadini sulla riduzione dei rifiuti, minimizzando gli usa e getta nelle attività commerciali, nelle mense, nelle scuole e negli uffici. Dovrà inoltre essere predisposto un regolamento comunale in occasione di eventi che preveda accordi per l'uso di stoviglie biodegradabili da conferire direttamente a compostaggio. Sarà altresì importante incentivare i cittadini attraverso la costruzione di un premio per i municipi più virtuosi che producano meno rifiuti. Ulteriore obiettivo sarà la riduzione della produzione di rifiuti di imballaggio con la diffusione dei prodotti alla spina, del vuoto a rendere e dell'utilizzo dell'acqua del rubinetto. In particolare, ciò avverrà attraverso due modalità: il vuoto a rendere per i commercianti ed incentivi agli esercenti attraverso sconti sulla Tari affinché si utilizzino prodotti alla spina, e acqua pubblica, accordi per l'utilizzo dell'acqua pubblica in mense, scuole e uffici pubblici. Sarà prevista inoltre l'apertura dei centri di riparazione e riuso in grado di estendere la vita utile dei prodotti di consumo attraverso la realizzazione di accordi con reti e associazioni esistenti nel settore dell'usato. Ultimo aspetto da implementare consisterà nella creazione di iniziative per la riduzione dello spreco alimentare attraverso il recupero dei prodotti alimentari non venduti, incentivi alla donazione delle eccedenze della filiera agroalimentare con accordi programma specifici, valorizzazione del mercato dell'usato, raccolta differenziata e riciclo. La topografia urbanistica è varia e le tipologie edilizie presenti nella città di Roma implicano costosissime modalità di servizio a cui non sempre corrispondono efficacia e qualità. In tempi recenti il perseguimento di alte percentuali di raccolta differenziata ha sottratto risorse allo spazzamento, alla pulizia delle strade, alla raccolta e al conferimento. È necessario quindi prevedere una progressiva riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati attraverso le seguenti modalità: raccolta differenziata spinta, incentivazione della tariffa puntuale, più ricicli, meno paghi. Efficientamento della raccolta differenziata a 5 frazioni. La raccolta differenziata sarà effettuata in modalità domiciliare, il cosiddetto porta a porta, nei municipi urbanisticamente predisposti o che abbiano un grado di efficienza discreta in relazione alla raccolta già in corso. La raccolta riguarderà carta, plastica, metallo, frazione organica, vetro, sfalci e potature. I municipi non idonei effettueranno la raccolta secco-umido. Miglioramento della raccolta di alcune frazioni merceologiche dannose per l'ambiente che creano problemi di decoro urbano, olio esausto, pile usate, ingombranti, eccetera. Apertura di centri di selezione dei materiali in grado di separare dal secco multimateriale, plastica, ferro, i materiali riciclabili che hanno ancora un valore economico. Costruzione di almeno un'isola ecologica in ogni municipio e mini isole ecologiche di quartiere per andare incontro alle esigenze dei cittadini. Miglioramento del ciclo dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione. Nel territorio del Comune di Roma, infatti, vengono effettuati un gran numero di interventi di scavo per la realizzazione e la manutenzione delle reti. La realizzazione di tali interventi determina la produzione di ingenti quantitativi di terra e rocce di scavo e altro tipo di rifiuti inerti provenienti dalle pavimentazioni rimosse o dalla demolizione di manufatti. Il Comune di Roma, pertanto, subisce grave danno ambientale ed economico causato dall'abbandono di tali rifiuti, dal momento che è responsabilità di Roma Capitale rimuovere gli stessi in quanto rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, lettera D, del decreto legislativo 152/2006. È dunque prioritario intervenire con azioni di miglioramento della tracciabilità e dell'efficacia delle azioni di controllo da parte della direzione dei lavori in relazione allo smaltimento dei rifiuti di cantiere, GPP, Green Public Procurement, acquisti verdi, tracciabilità dei prodotti di riciclo.
potenziare la capacità di trattamento dei rifiuti organici attraverso impianti di trattamento regionali e o in aree agricole per l'utilizzo del compost a chilometro zero, per la produzione di prodotti per il commercio solidale. Infine, nelle aree più vocate, è importante la diffusione del compostaggio domestico e di comunità. Tale attività trova ulteriore valenza riflettendo sull'opportunità del tutto innovativa a Roma dell'inserimento di maestranze ad elevata fragilità sociale che qui potranno trovare alloggi autoristrutturati e lavori socialmente utili per un reale ed effettivo inserimento nella società romana. L'iniziativa sottende quindi anche al riscatto sociale di un fenomeno sociale che qui troverebbe ricollocazione, formazione, addestramento e avvio ad una carriera in forma di cooperative autonome auto-organizzate per maestranze agricole professionalizzate e produttrici di reddito da lavoro autonomo e commercializzazione del prodotto anche in forma di cointeressenza. Monitoraggio e controllo. Inteso come monitoraggio delle utenze fantasma. Roma Capitale deve rivendicare e fare propria ogni sinergia attivabile tra le società del Gruppo Comune di Roma, in primis Acea. La prima sinergia di cui riappropriarsi è il ricorso all'efficientamento delle competenze che debbono essere ricondotte a servizio della città, tanto nel dare che nell'avere. Acea detiene il database utenze elettriche, residenziali, artigianali, commerciali e industriali di oltre il 60% delle utenze romane. La bollettazione idrica ed elettrica, pertanto, può comprendere anche la riscossione della Tari, in quanto già disponibili le banche dati di riferimento che dovranno essere opportunamente incrociate per lo scopo. Il pagamento della Tari, in analogia a quanto in essere per il canone RAI, può avvenire unitamente alla bolletta elettrica o idrica di Acea. In tal modo il panorama di utenze fantasma andrà immediatamente a restringersi e si allargherà la platea degli utenti contribuenti. Gestione di AMA. I numeri attuali di AMA sono oltre 600 milioni di euro di debiti, di cui 200 milioni verso fornitori, oltre 35 milioni di euro annui verso il pool di banche che la sostiene, 250 milioni di costi per l'esportazione dei rifiuti, circa 7.500 dipendenti e una flotta di veicoli acquistati per oltre 200 milioni tra il 2009 e il 2010. L'azienda sconta inoltre alti costi industriali per tonnellata trattata e per tonnellata di raccolta differenziata conferita e a bassi indici di efficienza nella pulizia stradale e nella manutenzione dei cassonetti su strada. L'intero parco impianti AMA soffre di deficit manutentivi da 3 anni. Gli unici impianti TMB di cui dispone sono ancora in servizio ma necessitano di interventi di manutenzione straordinaria pesante dopo circa 8 anni di servizio continuativo. È necessario intervenire con un programma di efficientamento prevedendo l'adozione e l'introduzione di un modello organizzativo di compliance a cui si devono attenere dirigenti e quadri e funzionari aziendali, ove per compliance si intende la verifica di conformità del modello organizzativo a leggi, norme e regolamenti esterni ed interni, contratto di servizio con Roma Capitale, carichi di lavoro eccetera nell'erogazione dei servizi. Si prevede inoltre la pianificazione industriale comprendente un numero adeguato di centri di selezione del multimateriale o centri di riciclo in modo da rendere AMA autonoma dal punto di vista impiantistico al fine di incrementare la qualità dei rifiuti raccolti. I siti individuati sono stabilimento AMA Salario, Ponte Malnome, Rocca Cencia. Una migliore qualità permette di poter vendere direttamente all'asta il materiale raccolto tramite il circuito CONAI per portare un vantaggio economico superiore finalizzato a far risparmiare i cittadini. La diffusione degli ecocompattatori, reverse vending, per poter migliorare la qualità e soprattutto la quantità e soprattutto la qualità della raccolta differenziata complessiva del territorio del Comune di Roma, utili anche per la sensibilizzazione dei cittadini e per la formazione di una coscienza comune sulle buone pratiche della raccolta differenziata. Tutela del territorio. Gli aspetti che debbono essere presi in considerazione sono principalmente il dissesto idrogeologico e il risanamento ambientale di aree critiche. Per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, abbiamo 2 corsi d'acqua principali, Tevere e Aniene, che presentano un rischio massimo per la città. Le piene del Tevere, infatti, sono un rischio per la cittadinanza, un rischio per la salvaguardia del patrimonio storico-culturale. Diversamente dalla Senna e dal Tamigi, la cui portata cresce al massimo di 6 volte il flusso normale, il Tevere può avere piene che crescono sino a 20 volte. Il rischio più frequente per la città è attribuito al reticolo idrografico secondario. Sono state identificate le criticità lungo 13 fossi minori in diverse zone di Roma. Si può considerare prevalente il rischio di alluvione piuttosto che di frana. È necessario intervenire in modo preventivo istituendo una struttura di coordinamento sul dissesto
idrogeologico, una cabina di regia comunale sul dissesto idrogeologico, i cui compiti sono rapporti istituzionali con gli altri enti di governo della difesa del suolo, coordinamento delle attività dei dipartimenti capitolini, identificazione di strategie efficaci per monitoraggio, controllo e gestione, informazione, formazione e comunicazione. Risanamento ambientale di aree critiche. La discarica di Malagrotta è stata ufficialmente chiusa il 1 ottobre 2013. Attualmente necessita di messa in sicurezza e post-gestione per i prossimi 30 anni da parte del gestore, i cui oneri post-gestione sono già saldati con la tariffa dei rifiuti. Ambiente, verde pubblico e spiagge. Negli ultimi 20 anni la città di Roma ha subito profondi cambiamenti dal punto di vista urbanistico, ma nonostante ciò fortunatamente rimane una città comunque molto verde. Circa il 64% dell'intera estensione capitolina comprende un patrimonio di verde estremamente diversificato, composto da parchi e riserve naturali, aree agricole, giardini e parchi pubblici, ville storiche e verde urbano, la gestione delle quali sono a loro volta distinte e molto frammentate. Le aree verdi urbane costituiscono un patrimonio di grande valore e un parametro fondamentale per determinare il livello di quantità della vita nella nostra città, di qualità della vita nella nostra città. Aumentare quindi gli standard qualitativi e di sicurezza del verde urbano è obiettivo principale per una corretta gestione della città attraverso l'identificazione di regole chiare sulle aree verdi e le modalità di gestione del verde, la riorganizzazione della direzione e gestione territoriale ambientale del verde del Dipartimento di Tutela Ambientale, iniziative per il coinvolgimento della cittadinanza attiva e riorganizzazione e controllo delle concessioni a terzi. Spiagge. La gestione delle spiagge del litorale romano è influenzata da diversi usi e bisogni del turismo stagionale e richiede necessariamente un'attenzione simultanea nei confronti di diversi aspetti. Per riuscire a cambiare completamente l'attuale condizione di governance delle spiagge, si punterà alla realizzazione di una completa accessibilità al mare e alla valorizzazione ambientale delle aree costiere, tutelando processi naturali per la ricostituzione delle dune e della morfologia costiera. Per riuscire a garantire un rapporto virtuoso con gli stabilimenti balneari del litorale e la fruizione del lungomare, l'amministrazione capitolina dovrà avviare diverse azioni. Valutare la redazione di strumenti regolatori con cui garantire la corretta ed efficace raccolta differenziata dei rifiuti presso gli stabilimenti balneari del litorale romano. Valutare la redazione di protocolli d'intesa con i concessionari degli stabilimenti balneari per l'utilizzo delle energie alternative compatibili con l'ambiente costiero. Intensificare i controlli sugli illeciti edilizi e reprimere qualunque irregolarità o abuso nella gestione delle spiagge del litorale. Riorganizzare la governance dei parcheggi nelle aree pubbliche di proprietà di Roma Capitale, valutando le soluzioni tecnico-economiche più efficaci e vantaggiose per l'ente. Ambiente. Risparmio energetico. Ci si propone di istituire un servizio di energy management interno alla struttura capitolina che garantisca la razionalizzazione del consumo energetico degli immobili capitolini. Amianto. Ci si propone di avviare soluzioni per garantire la tutela della cittadinanza. Nello specifico, la proposta si articola su 3 livelli operativi. Informazione a sostegno del problema. Aprire quindi in ogni municipio uno sportello informativo sull'amianto in cui i cittadini avranno la possibilità di chiedere informazioni sui rischi correlati all'amianto e ricevere indicazioni sulle possibilità di bonifica. Attività programmatica. Adottare una strategia coordinata che applichi un metodo alla risoluzione del problema dell'amianto nel territorio romano. Infine, censimento degli istituti scolastici nel territorio del Comune di Roma per verificare la presenza dei materiali contenenti amianto e relativo adeguamento alla delibera di giunta regionale 295 del 2013 relativa agli impianti antincendio e alla bonifica, alla eliminazione delle barriere architettoniche. Acquisti GPP, Green Public Procurement. Ci si propone il monitoraggio e l'adozione sistematica di misure GPP e CAM, criteri ambientali minimi, negli appalti fino a raggiungere progressivamente il 66% di appalti verdi. Elettrosmog. È necessario revisionare il regolamento comunale attualmente in vigore e, ove possibile, applicare criteri maggiormente stringenti a tutela della salute pubblica. Servizio idrico integrato. Si propone di rispettare la volontà popolare per una gestione pubblica e partecipata del servizio idrico.
Ciò avverrà inserendo nello Statuto di Roma Capitale il concetto del diritto all'acqua, affinché Aceato 2 garantisca un servizio trasparente verso la cittadinanza, creando una consulta con i cittadini che vigili sulla realizzazione degli investimenti e delle attività, monitorando gli interventi sui sistemi di depurazione e fognatura, coinvolgendo nelle attività di controllo del servizio idrico integrato il garante del servizio idrico integrato. Per ovviare allo stato di ammaloramento dei nasoni sparsi per Roma è necessario avviare il monitoraggio delle fontanelle pubbliche. Tutela dei diritti degli animali e biodiversità. Roma Capitale è portatrice di una visione biocentrica che si oppone all'antropocentrismo specista che nella cultura occidentale ha trovato la sua massima espressione. Promuove una visione che in primo luogo riconosce la dignità e i diritti delle specie che con noi condividono la vita nella città e più in generale sul pianeta. È inoltre ormai noto, come dimostrano le evidenze scientifiche, che il maltrattamento degli animali è legato allo sviluppo di una cultura di mercificazione che distrugge l'ambiente, gli animali e gli esseri umani, che va indagato come campanello di allarme di una spirale di violenza che deve essere fermata e che interessa una delle parti più fragili e deboli della società. Per fermare il consumo di territorio è necessario altresì favorire il ripristino dei luoghi e la tutela della biodiversità. La città è ricca di habitat da tutelare, proteggere e valorizzare. Il consumo di territorio e la distruzione totale di habitat si aggireranno anche con la diffusione e la promozione della cultura di un'alimentazione sana e sostenibile. La protezione civile. Al fine di ottimizzare le attività, le funzioni e le competenze dell'ufficio extradipartimentale protezione civile si interverrà in questi ambiti. Rafforzare i rapporti con tutte le strutture operative di protezione civile capitoline attraverso l'adozione di ulteriori tecnologie che consentano sia un allertamento più efficace delle strutture stesse, ma soprattutto rappresentino un ulteriore canale di informazione verso la popolazione. Riorganizzare le attività dell'ufficio della protezione civile per la varietà di ambiti di intervento. Provvedere a migliorare le procedure che regolano i rapporti con le organizzazioni di volontariato che assolvono il compito di supportare operativamente l'azione di protezione civile sull'intero territorio capitolino, assicurando trasparenza sull'impiego dei fondi e delle risorse strumentali. Rafforzare l'attività di divulgazione di buone pratiche nelle scuole attraverso il miglioramento e l'implementazione di buone pratiche e comportamenti rivolti alle bambine e ai bambini, ragazze e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Roma semplice. I cittadini si aspettano che Roma Capitale attui un cambio di passo nella qualità, efficacia ed economicità dei servizi. Le aspettative sono elevate e lo stato attuale è molto critico. Servizi spesso inadeguati, costi elevati, macchina comunale lenta nelle risposte. Le tecnologie e i servizi digitali sono una leva essenziale per affrontare queste criticità. Permettono di ottimizzare e innovare il funzionamento della macchina pubblica e di cambiare anche in modo radicale il rapporto tra istituzioni e territorio. Il programma di governo di Roma Capitale in tema di innovazione digitale, open government e semplificazione costituisce uno dei principali strumenti di trasformazione complessiva dell'amministrazione ed è leva insostituibile per decidere sulle criticità esistenti. Un'analisi e una ricognizione sistematica dell'esistente saranno preliminari e indispensabili per una valutazione sul successivo operato dell'amministrazione anche da parte dei cittadini. Un controllo diffuso, quindi. Innovazione è cambiamento realizzato, concreto, tangibile e misurabile. Il programma, articolato sui filoni paralleli della trasformazione della macchina pubblica e dell'innovazione nel rapporto con il territorio, utilizzerà un metodo agile e piani di lavoro strutturati per ciascuna area strategica, con chiare responsabilità, metriche e indicatori per valutare lo stato di avanzamento del programma. Parte integrante della definizione dei piani di lavoro sarà il coinvolgimento di tutti gli attori a partire dalla rilevazione dei bisogni e dalla definizione degli obiettivi sino alla valutazione della qualità dei risultati. Questo approccio organico, programmatico e sistemico è alla base del modello di intervento nelle principali aree di Roma Semplice, che sono open government, competenze digitali, agenda digitale e smart city. Sfruttando al massimo la leva della programmazione europea, non solo per le risorse ma anche per valorizzare la costruzione di reti d'avanguardia in cui Roma assuma finalmente un ruolo di riferimento, contribuendo così allo sviluppo economico e sociale del territorio oltre i suoi confini. Il piano degli interventi si correlerà con i programmi nazionali individuati nella strategia per la crescita digitale.
Nel programma elettorale un punto chiave è stato trasparenza istituzioni, declinato su quattro tematiche: trasparenza nell'azione amministrativa, democrazia partecipata, connettività, sistemi informativi e open data. Obiettivo primario è assicurare quindi trasparenza e accessibilità a dati e informazioni per garantire al cittadino la possibilità di conoscere, controllare e valutare l'operato della Giunta Capitolina e della macchina comunale, perché questo è alla base del patto sociale e precondizione per la partecipazione e la collaborazione attiva della cittadinanza. Si ritiene inoltre che soprattutto in una realtà come quella romana la trasparenza e la partecipazione debbano essere elementi costitutivi e identitari dell'amministrazione. Roma è semplice se diventa un luogo dove l'esercizio dei diritti e il rispetto dei doveri siano facili per tutti e dove tutti possano contribuire al miglioramento. Open government, situazione attuale e fattore di criticità. L'amministrazione di Roma Capitale soffre di un deficit di trasparenza, di un'immagine opaca e di una caduta di fiducia da parte dei cittadini. Anche l'iniziativa del portale Open Data, la cui conoscenza è poco diffusa, non consente una reale fruizione e riuso dei dati. A questa situazione si aggiungono una mancanza di pratiche di partecipazione della società civile, fanno eccezione solo alcuni municipi, e l'assenza di strumenti e spazi che abilitino alla partecipazione e alla collaborazione. Non ci sono inoltre iniziative pianificate di reale cambiamento, attività sullo sviluppo delle competenze digitali, la cui carenza rende ancora più difficile la diffusione delle pratiche di partecipazione attraverso la rete. Solo agendo contemporaneamente con determinazione su tutti gli elementi si possono ottenere risultati di cambiamento, superando il senso di estraneità sentito in gran parte dalla popolazione romana. Il coinvolgimento dei cittadini diventa così il primo obiettivo per la ricostruzione di una identità di comunità, anche per creare il consenso e la collaborazione necessari per azioni che sono chiaramente di rottura rispetto agli interessi preesistenti. Visione e obiettivi. L'obiettivo è porre l'open government, quindi trasparenza supportata da dati aperti, partecipazione e collaborazione, alla base del metodo di governo dell'amministrazione, perché è questo che rende possibile mettere a sistema la partecipazione. Si tratta di ripensare in modo nativo i processi organizzativi, rendendo la trasparenza e l'apertura naturali e sostenibili, elementi di forza identitaria di Roma Capitale, anche utilizzando le esperienze già consolidate in ambito nazionale ed europeo. Azioni prioritarie. Pubblicazione degli incontri con portatori di interessi in un'agenda pubblica, istituzione di un registro dei rappresentanti degli interessi, istituzione dell'anagrafe pubblica degli eletti e denominati in formato accessibile e aperto, pubblicazione di report periodici sulle attività della centrale unica di committenza, interventi anticorruzione, efficiente ed efficace monitoraggio del rispetto delle disposizioni su anticorruzione e trasparenza con la definizione di un protocollo di collaborazione con ANAC. Piena trasparenza sulle attività dell'amministrazione, streaming Assemblea Capitolina, commissioni consiliari e consigli nei municipi, pubblicazione di atti e spese, appalti e principali progetti in corso, il raccordo e riuso delle esperienze nazionali come Open Cantieri. Bilancio trasparente e realizzazione nel tempo di bilancio partecipato in aree di rilevanza sociale. Pubblicazione delle spese sostenute dagli staff degli organi di indirizzo politico. Istituzione a costo zero della consulta cittadina per l'innovazione come luogo di confronto con la cittadinanza su temi strategici dell'innovazione. Attivazione del forum degli innovatori del personale di Roma Capitale. Monitoraggio dello stato dell'arte relativamente all'applicazione degli istituti di partecipazione ed eventuale modifica del relativo regolamento per garantire la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali con strumenti di democrazia partecipata e diretta. Realizzazione sul sito web di Roma Capitale di uno spazio pubblico, il portale della partecipazione, per abilitare i processi di partecipazione anche a livello di municipio. Attuazione di un piano di comunicazione su diritti e opportunità della partecipazione e di un programma di alfabetizzazione alla partecipazione anche attraverso le tecnologie. Competenze digitali. Situazione attuale e fattori di criticità. L'opportunità del digitale si può cogliere soltanto se sono presenti competenze digitali di base diffuse nella popolazione e competenze specialistiche ICT. E di leadership nelle organizzazioni e prima di tutto nell'amministrazione. Continuo.
Così si può attivare un circolo virtuoso che consente la partecipazione attiva e collaborazione insieme a sviluppo e migliore qualità della vita. E d'altra parte il rischio da evitare, perdurando le attuali gravi carenze sulle competenze digitali, è quello di uno sviluppo digitale che non migliori ma anzi peggiori le condizioni della popolazione in termini di partecipazione democratica, di esercizio di cittadinanza, di costi, servizi e di uguaglianza. Visione ed obiettivi. Il tema delle competenze è cruciale per qualsiasi politica di sviluppo. Le amministrazioni devono quindi farsene carico in modo strutturale, con iniziative e presidi permanenti. Ed è questo il campo in cui si dovranno valorizzare e diffondere le esperienze esistenti. L'amministrazione è chiamata alla definizione di una politica industriale del territorio, individuando i settori strategici sui quali realizzare specifiche azioni di abilitazione. Roma Capitale è chiamata a stimolare creatività e proattività, fornendo spazi e servizi di supporto. La costituzione di luoghi di progettazione innovativa, ad esempio Fab Lab, ma ancora di più la costruzione delle condizioni per lo sviluppo di ecosistemi che connettano università, ricerca, imprese e organizzazioni del privato sociale. Il famoso concetto di rete. Azioni prioritarie. Attivazione di un programma di supporto all'uso delle tecnologie e dei servizi digitali e supporto all'approccio al digitale, ad esempio punti di accesso assistiti presso scuole, biblioteche, centri anziani, uffici postali, centri per l'istruzione degli adulti, eccetera. Tutto questo per l'abbattimento del divario digitale, socio-economico, culturale, generazionale e di genere. Tale azione sarà rivolta anche alle realtà produttive del territorio, con particolare attenzione ad artigiani e piccoli imprenditori che sottoutilizzano troppe volte il digitale. Istituzione delle piazze dell'innovazione, ossia luoghi multifunzionali che includono punti di accesso assistiti, palestre per la progettazione e la sperimentazione creativa. Attivazione di un programma strutturato per lo sviluppo delle competenze digitali nell'amministrazione capitolina, anche facendo leva sul forum degli innovatori del personale, con formazione dei dipendenti sui temi come il leadership, open data, open source, partecipazione e servizi digitali. Agenda digitale. Situazione attuale e fattori di criticità. Servizi digitali e processi. I servizi digitali di Roma Capitale sono ad oggi spesso difficili da utilizzare e non coprono tutte le esigenze. Su alcuni programmi nazionali Roma non è ancora presente, ad esempio identità digitale, ed è difficile la ricerca sul portale delle informazioni e dei servizi utili. L'amministrazione sembra chiusa in se stessa. Nei processi interni il digitale è stato in gran parte recepito come automazione dei flussi preesistenti, complicando e non migliorando il lavoro del personale, rafforzando una struttura a compartimenti stagni. Connettività. Roma ha una situazione di copertura e diffusione della banda ultralarga ancora inadeguata alle esigenze, rendendo impossibile l'attuazione efficace del Piano Nazionale Scuola Digitale e ostacolando le imprese nell'attivazione di percorsi dell'innovazione. Anche la copertura del Wi-Fi è insufficiente, riducendo così le possibilità di offrire servizi anche a non residenti e turisti. Visione e obiettivi. I principi che si seguiranno per lo sviluppo dei servizi digitali e per la connettività sono: coinvolgimento di chi dovrà utilizzare i servizi digitali, ripensamento dei processi e dei ruoli dei diversi attori verso la costruzione di ecosistemi di condivisione di dati aperti e servizi digitali. La logica di riferimento è quella definita dal modello strategico per l'IT delle pubbliche amministrazioni. Uno dei programmi in cui questo approccio è importante è chiaramente SPID. La connettività in banda ultralarga è una condizione indispensabile per tutte le opportunità di miglioramento della qualità della vita abilitate dalle tecnologie, dalla scuola al turismo, dai servizi allo sviluppo delle imprese. E quindi è un impegno dell'amministrazione in correlazione con la Regione Lazio e l'amministrazione centrale. Roma inoltre deve aprirsi al territorio circostante, promuovendo la cooperazione intercomunale e quindi l'integrazione dei servizi digitali tra comuni dell'area metropolitana, anche attraverso la messa a disposizione dei propri asset e delle proprie competenze in un'ottica di solidarietà istituzionale. Azioni prioritarie. La realizzazione di un documento strategico operativo, Agenda Digitale di Roma Capitale. Realizzazione del nuovo portale di Roma Capitale in una logica centrata sul cittadino con una progettazione condivisa e partecipata.
realizzazione dello sportello unico URP sul web, aperto e con chat e videochat, uffici consultabili via web, ovvero aperti in rete anche con ruolo di assistenza. Silenzio gentilmente, grazie. Con un canale video comunicativo via internet per permettere la fruizione online del servizio. Inserimento di Roma Capitale nei programmi nazionali previsti dalla strategia per la crescita digitale e realizzazione di servizi di e-government definiti avvalendosi delle infrastrutture abilitanti a livello nazionale. Realizzazione di uno spazio online, la casa digitale del cittadino, dove i cittadini possano trovare in maniera semplice in un'unica pagina tutti i servizi di cui hanno bisogno, i dati che lo riguardano e lo stato di tutte le proprie pratiche. Attivazione di un programma di miglioramento dei processi interni all'amministrazione, con espresso coinvolgimento del personale, in stretta connessione con i programmi di realizzazione dei nuovi servizi. Mappatura completa in formato aperto dei dati della copertura Wi-Fi sul territorio. Identificazione tra le aree non coperte di quelle a maggior priorità di copertura. E attuazione di un'ampia diffusione del Wi-Fi nei siti pubblici, anche attraverso la federazione delle reti esistenti. Interventi per facilitare la rapida attuazione dei piani nazionali e regionali per la banda ultralarga, garantendo velocemente la copertura totale, la copertura totale. Realizzare una community con altri comuni a partire da quelli dell'area metropolitana per la promozione e diffusione dei servizi digitali, anche eventualmente sfruttando le potenzialità del cloud computing. Smart city, situazioni attuali e fattore di criticità. A Roma il tema della smart city è stato affrontato in modo settoriale, per cui la città risulta arretrata in relazione agli indici che valutano i diversi aspetti di una smart city. Si ritiene di partire dal contesto internazionale e dai primi passi del Vademecum ANCI, nonché dalla definizione più ampia di smart city che include i temi della mobilità, dell'ambiente, del governo del territorio, dello sviluppo delle pratiche di condivisione. La visione olistica attraverso l'integrazione delle componenti amministrative calate sul territorio per l'aumento della qualità della vita sarà la chiave di lettura della nuova smart city. Visione ed obiettivi. Pensare al futuro della città presuppone avere il coraggio di mettere in discussione i modelli di governance obsoleti per affrontare soluzioni innovative che affrontino le tematiche cardine: qualità della vita, diritto al lavoro, sviluppo sostenibile, inclusione dei più deboli. Si tratta di pensare ad un progetto di innovazione sociale che trasformi gli utenti della città in protagonisti attivi nell'individuare i problemi e nel gestire i nuovi strumenti operativi. Un progetto che abbia l'obiettivo di costruire un percorso verso una città intelligente, sapendo che per essere intelligente la città deve saper interpretare l'innovazione digitale. In questo senso, le nuove tecnologie devono diventare supporto della trasformazione degli spazi e dei tempi, per valorizzare le reti sociali e beni relazionali, sviluppare il capitale sociale fornendo elementi di migliore usabilità dei sistemi della mobilità, della sicurezza, dei servizi e dell'ambiente. Un progetto per una città smart deve partire da una visione organica e condivisa del futuro della città ed essere pertanto avviato in modo orizzontale e trasversale da chi può esporre esigenze e requisiti, proporre priorità e soluzioni. Ciò significa partire dalle esigenze dei cittadini con una progettazione partecipata anche da parte di amministrazioni, imprese, università, scuole, centri di ricerca, associazioni culturali e sociali. Smart City come modello per il miglioramento della qualità della vita della popolazione senza alcuna discriminazione, tema trasversale a tutte le aree dell'amministrazione e che più di ogni altro consente di disegnare la visione della città per una città sostenibile, resiliente, aperta, collaborativa, trasparente, partecipata, connettiva e creativa. Su questo Roma vuole diventare punto di riferimento anche attraverso, ad esempio, l'organizzazione di una conferenza internazionale su Urban Imagination and Social Innovation, coinvolgendo esperti di fama mondiale. Azioni prioritarie. In accordo tra i diversi assessorati e secondo le linee di Roma Semplice già qui tracciate, predisporre e monitorare in modo partecipato e condiviso un piano regolatore della Smart City, realizzando interventi dimostratori localizzati in aree della città. Definire specifici obiettivi di miglioramento del benessere dei cittadini sulla base di indicatori riconosciuti a livello internazionale e specifici sui diversi campi, culturale, economico, urbanistico, ambientale, sociale, paesaggistico, anche restituendo spazi per le bambine e i bambini. (Clears throat)
predisporre un piano strategico per la continuità della città che includa le azioni per la manutenzione urbana e l'adattamento ai cambiamenti climatici, predisporre forme di concessione perché le associazioni e le comunità locali possano gestire gli spazi pubblici nell'ottica della sussidiarietà, sviluppando ad esempio anche gli orti urbani nell'ambito di un piano per l'espansione del verde pubblico, la creazione di tetti verdi e lo sviluppo dell'agricoltura multifunzionale. Predisporre un piano strategico per aprire i dati della città, assicurare il libero accesso alla rete anche attraverso wifi gratuito negli spazi pubblici, piazze dell'innovazione e punti di accesso pubblici. Predisporre piattaforme per la partecipazione dei cittadini alle deliberazioni e alle diverse iniziative, realizzando allo stesso tempo un piano organico per l'alfabetizzazione digitale e la partecipazione, per l'invecchiamento attivo, la cooperazione educativa e la formazione diffusa. Sostenere la facilitazione all'accesso alle risorse informative e l'apprendimento all'uso di tecnologie abilitanti per i cittadini attivi, per esprimere il valore di Smart Community. Promuovere pratiche evolute di collaborazione dei cittadini attraverso la mappatura delle diverse realtà operanti nei territori, l'analisi dei patti territoriali, i format ludico-partecipativi per l'esplorazione urbana, progettando e realizzando campagne d'ascolto. Trasformare gli spazi pubblici di aggregazione in luoghi di vera e propria produzione di diverse forme di conoscenza e di azione culturale, favorendo la connessione con la dimensione sociale e il sistema produttivo innovativo, realizzando centri di co-working e piazze dell'innovazione, definendo accordi con aziende, datori di lavoro e amministrazioni pubbliche per favorire il lavoro agile e la mobilità intelligente, favorendo la rinascita della mobilità pubblica anche attraverso il potenziamento tecnologico delle infrastrutture. Riscoprire e affermare il valore della creatività come leva di cambiamento, istituendo progetti di social networking territoriale per le diverse aggregazioni giovanili, creando centri per lo sviluppo dell'innovazione competitiva nelle imprese dell'area urbana, mettendo in rete la filiera dell'ICT, promuovendo così innovazione tecnologica di prodotto e di processo. Crescita culturale. Diritto alla cultura. Roma Capitale ha un patrimonio enorme, non solo l'immensa eredità del passato, ma intelligenze, voci, competenze, iniziative di donne e di uomini, nuove imprese culturali che trovano la propria via alla vita contemporanea, nonostante i mille ostacoli eretti da una società impaurita dal futuro e da una pubblica amministrazione che troppo spesso preferisce il noto delle rendite di posizione all'ignoto dell'innovazione. Roma ha tutte le carte per essere protagonista della vita culturale mondiale. Per anni si è autocondannata ai margini, privando la maggioranza dei suoi abitanti del diritto fondamentale di godere della vita culturale e scientifica della città, del suo patrimonio artistico, culturale e paesaggistico, delle nuove opportunità che la tecnologia rende possibili per la creazione, l'apprendimento, l'innovazione sociale e lo sviluppo del pensiero. Questo diritto deve essere riconosciuto a chiunque abiti a Roma, ovunque si svolga la sua vita. È una condizione indispensabile a una cittadinanza critica e informata, al progresso sociale, all'emancipazione umana. È anche un volano straordinario per un'economia sana e sostenibile. Gli ostacoli alla fioritura della vita culturale e al pieno godimento del patrimonio di Roma vanno rimossi con l'azione diretta per assicurare certezza e semplicità di regole e procedure, con una decisa iniziativa a livello legislativo, in coordinamento con altre amministrazioni locali. Cultura e Roma sono un sinonimo fuori dai confini nazionali. Si lavorerà perché lo siano anche in casa nostra. Valore cultura. Esiste nelle attività culturali un indiscusso valore che non è misurabile in termini commerciali o monetari, ma ha un impatto forte sulla coesione e sul capitale sociale e dunque sulle condizioni per lo sviluppo dell'economia stessa. C'è un merito tecnico che deve essere affrontato per dare piena autonomia alla volontà politica di dispiegarsi. Si adotteranno misure convincenti di questo valore e si costruirà una disciplina diversa per l'uso del patrimonio pubblico che riconosca adeguatamente il contributo della partecipazione culturale alla crescita civile e sociale. Una strategia culturale per Roma. Con il coraggio di discutere in modi diversi tra persone oltre i confini delle organizzazioni e dei ruoli, Roma dovrà dotarsi di una strategia culturale per lo sviluppo della città che consenta di far convergere le risorse ed energie verso obiettivi decisi insieme ai cittadini, con la partecipazione di chi lavora per e con la cultura, fuori e dentro l'amministrazione capitolina, e di coloro che da lontano guardano Roma con amore e la considerano un patrimonio inestimabile della comunità umana.
dunque una strategia condivisa che prenda corpo nel corso del mandato e resti a disposizione per il futuro. Da un insieme disordinato a un sistema integrato. Le strutture, le istituzioni e aziende di o partecipate da Roma Capitale dovranno tornare ad essere interlocutore credibile per tutti, ciascuna con compiti ben distinte ma coordinate, non più in ordine sparso, non più con obiettivi divergenti, non più in competizione tra loro. Si adotterà dunque un sistema che per la crescita culturale della capitale agisce e collabora con lo Stato italiano e le istituzioni culturali internazionali che hanno sede in Roma. Intercultura e coesione. La composizione della popolazione cambia vertiginosamente, si allunga l'aspettativa di vita, rallentano le nascite, grandi migrazioni portano culture e religioni diverse in contatto, generando frizioni, paure, ma al contempo grandissime opportunità. Le reti di comunicazione e le tecnologie trasformano modi di produzione e circolazione di contenuti e generano impatti senza precedenti sulle identità culturali. La sfida dell'intercultura e di un equilibrio, e di un equilibrato rapporto tra identità culturali e cambiamento è davanti a noi ed è parte integrante del lavoro di questa consiliatura. Sarà inoltre parte integrante degli indirizzi alle istituzioni culturali della capitale per l'adeguamento ai principi sanciti con la Dichiarazione Universale UNESCO sulla diversità culturale, con interventi su strategie, politiche per il pubblico, programmazione, partnership, risorse umane e composizione degli organi societari e fornitori. La rete diffusa ai presidi. Le biblioteche, le biblioteche comunali sono un patrimonio prezioso, presidio fondamentale sul territorio, immerse spesso nelle periferie. Saranno aiutate nel loro lavoro a esplorare nuove frontiere e vecchi saperi, ad essere sempre più un luogo di incontro, del piacere e dello stare insieme. Insieme alle scuole, prima porta al diritto diffuso alla cultura. Si costruirà una nuova rete che colleghi nella loro autonomia questi presidi culturali deputati a divenire un luogo nevralgico per l'esplorazione delle nuove frontiere, della tecnologia applicata all'espressione artistica, dell'interazione tra pubblico e creazione, luogo di gioco e di apprendimento per bambine e bambini e famiglie tra Italia e mondo. Questo luogo potrebbe essere il Palazzo delle Esposizioni, protagonista di una nuova avventura dopo anni di confusa gestione. Piccole librerie, teatri, centri culturali che restano chiusi per inerzia o difficoltà o chiudono per ragioni più diverse, ma anche per l'impossibilità di far quadrare i conti. Occorre invertire la tendenza, si rimetteranno presto a disposizione delle comunità luoghi su cui si è investito e che attendono solo di tornare a vivere, come il centro culturale Elsa Morante o il cinema Aquila e il teatro Valle. Si agirà inoltre su tutti i fronti, inclusa la riduzione del peso degli oneri comunali a fronte di un contributo a promuovere la vita culturale nei quartieri in cui operano. Con il baratto amministrativo, con disposizioni specifiche, si troveranno le forme più equilibrate per riconoscere il valore del lavoro di chi contribuisce alla crescita culturale dei romani nella compatibilità di bilancio. Il patrimonio culturale. Sulla base dei principi sanciti dalla Convenzione di Faro nel maggio 2014, un'importante decisione del Consiglio dell'Unione Europea ha riconosciuto che il patrimonio culturale svolge un ruolo fondamentale nel creare fiducia reciproca tra i cittadini, stimolare la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, migliorare la qualità della vita e il benessere degli individui e delle loro comunità, promuovere la diversità e il dialogo interculturale. In seguito, il Consiglio ha approvato le conclusioni sulla governance partecipata del patrimonio culturale. Queste decisioni collocano al centro delle politiche di tutela e valorizzazione del patrimonio lo sviluppo della persona umana, finalmente nel solco del diritto fondamentale sancito dall'articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Roma Capitale ha per legge responsabilità eccezionali sulla tutela e valorizzazione del patrimonio esistente nel suo territorio. La comunità ha il compito di tutelare il patrimonio anche per le generazioni future, in modo che musei e siti possano esprimere tutto il loro potenziale per migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini. Si metteranno la qualità dell'esperienza e l'arricchimento della persona al centro del rapporto tra visitatori e luoghi, intervenendo sulla fruizione con le migliori pratiche internazionali. Se il patrimonio di tutti diventa patrimonio di ciascuno di noi e ognuno ne prende in cura una parte, allora sarà possibile tutelarlo nel suo insieme, anche quello oggi abbandonato. Si dovranno sperimentare con la giusta attenzione modelli di gestione del territorio e del patrimonio minore, che senza inversione dei ruoli vedano i cittadini protagonisti della loro tutela, accompagnati dalle eccellenti competenze di cui Roma è ricca nelle soprintendenze e nelle università.
Musei, siti e paesaggi sono tra le migliori carte di Roma per innalzare la qualità della vita, per accrescere la comprensione del mondo, il passato, il presente e il futuro, per ridarci il piacere di vivere la città e per molto altro ancora. Eccellenza e abilitazione. Roma Capitale indirizza o concorre a indirizzare le principali istituzioni culturali attive in ogni settore dell'espressione artistica. Lo statuto speciale le attribuisce particolari compiti in questo campo e l'amministrazione finanziaria finanzia l'attività di queste istituzioni, creando direttamente o in collaborazione eventi e festival con ambizioni di respiro internazionale. La Capitale e l'Italia hanno bisogno che questa offerta culturale d'eccellenza sia sempre più tale, cresca di qualità e prestigio, ma allo stesso tempo è necessario sfruttare al meglio le opportunità che nascono da questa offerta. È indispensabile che ciascuna istituzione o iniziativa metta in circolo, a beneficio della città intera, la ricchezza di relazioni, interlocutori e competenze che si generano intorno alla propria attività. Attività che, peraltro, in molti casi possono diventare occasione per la raccolta di risorse da destinare allo sviluppo culturale nelle zone più in difficoltà. Si dovrà dunque affiancare al compito tradizionale di offrire l'eccellenza un nuovo e ulteriore compito, rafforzarlo ove già sia praticato. Si utilizzeranno al meglio tutte le opportunità per realizzare attività educative e formative e promuovere nuova creazione e intrapresa diffusa. Nuova creazione. Il nostro patrimonio culturale, la bellezza che riceviamo in eredità, arriva a noi perché nel passato, vicino e lontanissimo, qualcuno l'ha concepita e realizzata pensando al proprio tempo e al futuro, al mondo che sarebbe seguito. Mentre ci prendiamo cura di questa eredità, dobbiamo tornare a inventare, creare, esplorare con uguale ambizione. Roma deve tornare capitale culturale mondiale nel pieno senso del termine, città in cui la capacità di sviluppare, creare e produrre conoscenza, beni e servizi culturali siano il cuore del suo sviluppo. Dalla musica all'audiovisivo, dall'architettura al design in tutte le sue espressioni, dalle arti visive in senso esteso allo spettacolo dal vivo, dalla letteratura all'editoria locale, dalla nuova creatività che si affaccia nei laboratori dei makers, nella nuova scuola romano di fumetto, al MAME e tantissimo altro. Con giovani protagonisti prima di tutto. Allo sbando, senza un progetto unitario, nel cuore di Testaccio c'è una risorsa strategica per la rinascita culturale ed è l'ex mattatoio. Liberato nel 1999 dopo anni di abbandono, è cresciuto in modo disorganico, ma intorno all'idea di essere un luogo dove nuova conoscenza e creazione trovano casa. Ora, insieme all'università e agli altri attori che sono oggi partecipi del suo funzionamento, saranno definiti indirizzi e strumenti per essere uno dei cuori pulsanti della cultura a Roma e della sua internazionalizzazione. L'utilizzo coordinato degli spazi comuni insieme a una politica di branding e programmazione generale sono la chiave per superare la frammentazione che oggi impedisce all'ex mattatoio di sviluppare il suo potenziale in modo organico. Le università sono una risorsa essenziale per una politica attiva di sviluppo della creatività. Si cercherà la massima collaborazione per mettere a frutto il capitolo del sapere, competenze, ricerca e innovazione che esprimono e che troppo a lungo non è stato adeguatamente riconosciuto in quest'ambito. Accanto a politiche attive verso la creazione, bisognerà alleggerire il peso delle procedure per autorizzare le attività di pubblico spettacolo, semplificando e contenendo gli oneri diretti e indiretti. Allo stesso tempo si ritiene necessario un maggiore controllo di merito per evitare che l'etichetta attività culturale e i relativi benefici siano utilizzati indebitamente. Inoltre è indispensabile riconoscere il valore delle esperienze amatoriali e di formazione attraverso cui milioni di cittadini possono imparare ad esprimersi con l'arte, in particolare quando queste favoriscono anche lo sviluppo di empatia e relazioni collaborative tra chi vi partecipa. E il sistema di José Antonio Abreu ha mostrato al mondo cosa è possibile fare grazie a un'educazione musicale pubblica, diffusa e capillare, con accesso per bambine e bambine di tutti i ceti sociali. A Roma si seguirà il suo insegnamento, cominciando nelle zone più svantaggiate della città. Scienza. Dopo circa 500 milioni di chilometri e 5 anni di viaggio, nel 2016 la navicella Juno è nell'orbita di Giove, mentre altre sonde esplorano i confini del sistema solare. Al Large Hadron Collider del CERN si investiga la natura della materia. Nuove matematiche ci aiutano a capire il clima, a prevedere cambiamenti, a simulare il pensiero umano. Raccogliamo dati su tutto in quantità inconcepibili e di qualità impensate sino a qualche decennio fa. La scienza apre nuovi orizzonti e solleva straordinarie sfide culturali. Sono tanti gli italiani che danno contributi eccezionali a questa ricerca e Roma ospita ancora oggi la metà della ricerca scientifica nazionale.
ma sembra averlo dimenticato. Sebbene Roma si possa definire una capitale della scienza, fino adesso la cultura scientifica è stata poco considerata come parte fondamentale e integrante del patrimonio culturale della città, spesso ignorata dalla politica o relegata a temi diversi come ricerca o innovazione. Questa separazione ha incrementato la distanza percepita tra la cittadinanza e la scienza, privando la popolazione di strumenti di analisi e concetti fondamentali per la vita quotidiana e per un progresso consapevole in una democrazia matura. Di conseguenza, il mondo scientifico italiano, tra le eccellenze nello scenario mondiale, è relegato a una vita parallela nella città rispetto alla comunicazione tradizionale ed è stato ignorato dalle amministrazioni e dal contesto urbano che la ospita, invece di sfruttarne le immense potenzialità. Nonostante gli sforzi di persone appassionate, le poche attività di avvicinamento alla scienza sono state mortificate. Cultura a Roma deve significare anche scienza per tutti. Si lavorerà con le università e i centri di ricerca, i giovani ricercatori, gli studenti, per dare alla scienza lo spazio che merita nella vita della città, recuperando anche il meglio dell'osservatorio scienza per la società tentato in un recente passato. Si cercherà di superare immediatamente gli ostacoli per restituire a Roma il planetario che merita e si proverà a integrare qualche elemento di tutto ciò nelle piazze e nei parchi al più presto. L'avvicinamento alla scienza sarà parte integrante della programmazione culturale dell'amministrazione capitolina, anche nel quadro dell'estate romana, che sarà presentata interamente ripensata in occasione del suo 40° compleanno, avendone discusso in modo partecipato, assicurando che sia nuovamente all'altezza del prestigioso nome che porta e garantendo che i tempi per la presentazione e valutazione delle proposte siano tali da consentire agli operatori culturali giusti livelli di efficienza. Risorse. La spesa in cultura ha subito pesanti contrazioni nel corso degli anni, come tutta la spesa destinata a rispondere a bisogni fondamentali della cittadinanza. Bisogna invertire la tendenza. Si useranno le risorse disponibili, si ridurranno gli sprechi e si lavorerà per attrarne di nuove. Si svilupperà il mecenatismo e si cercheranno risorse ovunque esse siano accessibili, senza tuttavia ridurre la vita culturale a mero strumento per la generazione di profitto, come troppo spesso è successo in passato. Si regolerà in tempi brevi l'uso a carattere economico temporaneo dei beni culturali ad accesso libero. In conclusione, l'iniziativa per la crescita culturale sarà diffusa nei tanti villaggi che compongono la città, ciascuno con il suo centro, patrimonio e risorse culturali, con le bambine e i bambini e le ragazze e i ragazzi in prima fila. La vita culturale della capitale tornerà a beneficio di chi vive a Roma, assicurerà anche a milioni di turisti che visitano Roma un innalzamento della qualità e varietà dell'offerta, la sua equilibrata distribuzione nel corso dell'anno, motivazioni per estendere la durata della propria presenza e auspicabilmente per maturare il desiderio di vivere e investire a Roma, capitale mondiale della cultura. Ho bisogno di qualcuno. Sospendiamo per qualche minuto la seduta, grazie. Sì, colleghi, sospendiamo brevemente per 10 minuti per consentire al sindaco di poter tornare per sentire gli interventi di tutti. Abbiamo già preso alcuni interventi. Tutti i consiglieri, come abbiamo detto all'inizio seduta, tutti i consiglieri che intendono intervenire si prenotano qui presso il segretariato. Poi ammetteremo gli interventi sulla base dell'ordine che è stato presentato ed anche per consentire l'alternanza tra i vari gruppi. Ribadisco che gli interventi, ai sensi dell'articolo 62, devono essere attinenti al contenuto della delibera e quindi alle linee programmatiche. Ove non lo fossero, procederò con i richiami dell'articolo 62. Quindi invito a rispettare questa prescrizione mero rispetto del regolamento, consigliere Gozzi. Quindi sospensione di 10 minuti, fra 10 minuti riprendiamo. I primi interventi allo stato sono del consigliere Bordoni e a seguire del consigliere Giachetti.
No, scusate colleghi, breve precisazione, c'è ancora una parte di linee programmatiche, quindi l'intervento durerà altri 10 minuti, poi procediamo come abbiamo detto. Comunque, sospensione allo Stato, sospensione di 10 minuti, poi ovviamente se arriva la pausa prevista nell'ordine dei lavori, quella pausa la rispettiamo. Alle 13, sì, grazie.
Bene, colleghi, riprendiamo la seduta per il completamento dell'illustrazione delle linee. A seguito il primo intervento, per accordo tra i consiglieri, sarà quello del consigliere Giachetti e a seguire il consigliere Bordoni. Ridò la parola alla sindaca Virginia Raggi. Grazie. Urbanistica e infrastrutture, il ripristino della legalità. Nel settore delle trasformazioni urbane e delle opere pubbliche si è reso evidente con l'emergere del fenomeno di mafia capitale un gravissimo intreccio di corruzione politica e imprenditoriale. La causa principale della mancanza di etica nel governo urbano sta nell'abbandono della funzione di guida delle trasformazioni da parte dell'ente pubblico. Con una serie sistematica di deroghe urbanistiche, con un uso spregiudicato dell'allocazione delle risorse per la realizzazione delle opere pubbliche, si è venuta a creare una gigantesca zona d'ombra in cui hanno prosperato la mala politica e la corruzione. Il primo obiettivo programmatico dell'azione dell'amministrazione sarà dunque quello di ripristinare trasparenza e legalità. Nel comparto urbanistico ciò avverrà restringendo sino ad annullarli tutti gli istituti di deroga discrezionali, quali le compensazioni urbanistiche e gli accordi di programma in variante urbanistica. Anche nel comparto dei lavori pubblici sarà necessaria una gestione trasparente, partecipata e ispirata ai principi di legalità, economicità ed efficienza, avviando un rapporto collaborativo già intrapreso dalle strutture tecniche dell'amministrazione con l'ANAC, che dovrà essere finalizzato al cambiamento delle procedure di gara uniformandole al nuovo codice degli appalti e alle linee guida dettate dall'ANAC stessa. Gli appalti pubblici dovranno necessariamente essere improntati per il conseguimento degli obiettivi ambientali attraverso l'inserimento nei documenti di gara delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti ministeriali sui CAM, criteri minimi ambientali. La programmazione delle procedure dovrà essere una delle priorità per porre definitivamente fine alla mala gestione degli appalti, che spesso ha portato ad affidamenti diretti indiscriminati ed al ricorso di procedure di cosiddetta somma urgenza, creando rilevanti debiti fuori bilancio. Le linee di intervento prioritarie saranno trasparenza dei procedimenti di gara con la pubblicazione dei nomi degli appaltatori, importi e tempi, di modo che ogni cittadino potrà essere informato e vigilare sui lavori e segnalare le anomalie. La riorganizzazione del sistema amministrativo capitolino nel settore degli appalti, il reperimento di risorse economiche al fine di avviare una programmazione capillare dei lavori urgenti di competenza capitolina, quali illuminazione e rifacimento marciapiedi, con particolare attenzione agli scivoli per disabili. Resta da aggiungere a questa fase emergenziale anche l'abbandono di alcuni strumenti operativi che sono stati utilizzati negli ultimi 20 anni in modo disinvolto, pur in mancanza spesso del requisito del perseguimento degli interessi pubblici. È il caso della vicenda dei punti verde qualità, che ha portato ad una notevole esposizione finanziaria da parte del Comune a beneficio degli attori privati, e della vicenda dell'ultima generazione dei piani di zona ex legge 167 del 1962, che ha portato ad un generale decadimento della qualità urbana e al grave rischio per decine di famiglie di perdere la propria abitazione per la mancata vigilanza sulle relative convenzioni da parte dell'amministrazione capitolina, come nei casi eclatanti di Castelverde o Monte Stallonara. Il ripristino della prevalenza dell'interesse pubblico riguarderà nella prima fase di lavoro anche la rigorosa revisione dei contratti di servizio con le società ed enti partecipati o di settore che hanno, come noto, portato ad evidenti squilibri di prerogative tra Roma Capitale e tali società. La ricostruzione del volto della capitale d'Italia. Il più devastante effetto dell'abbandono del governo del territorio sta nella grave assenza di una struttura urbana in cui siano evidenti le funzioni pregiate che connotano le altre capitali mondiali. Roma resta fortunatamente la città al centro della cristianità e di un dialogo interreligioso di grande importanza, specie in un periodo segnato dai continui segnali di una guerra estesa a ogni parte del globo.
mancano però quelle funzioni di eccellenza urbana che da sole possono garantire qualità urbana diffusa, propensione ad attirare investimenti internazionali, prospettive di impiego delle intelligenze della nostra città e dell'intero paese. Ci si riferisce in particolare alla carenza di luoghi di ricerca ed eccellenza, di sperimentazione tecnologica. In tal senso, grande attenzione verrà riservata al destino del compendio di aree pubbliche di Tor Vergata che furono, come noto, espropriate per la costruzione di un campus di eccellenza e che devono dunque contribuire all'affermazione di una nuova idea della città. Nel quadro della costruzione di un volto di unicità e eccellenza della capitale, grande rilievo verrà dato alla costruzione definitiva del Parco Archeologico Centrale e del Parco Archeologico dell'Appia Antica. Ma Roma? Scusate, vi devo gentilmente chiedere di fare silenzio, perché diventa davvero difficile sentire, figuriamoci parlare. Quindi silenzio in fondo all'aula, per favore, grazie. Ma Roma è anche la città che ha la più vasta e disordinata periferia tra tutte le capitali del mondo occidentale. In tal senso, tutti gli sforzi per migliorare il volto della città saranno vani se non si metterà a mano alla gigantesca opera di rigenerazione urbana nelle periferie. Tale rigenerazione dovrà fondarsi su un assunto iniziale e su concreti strumenti di riqualificazione. È appena il caso di ricordare che se non si interrompe la dissennata crescita urbana che ha caratterizzato la città nell'ultimo ventennio, non ci sarà possibilità di riscatto. Se in altri termini continueremo a creare nuove periferie, non avremo la forza di migliorare quello esistente. In tal senso, verrà avviata una rigorosa verifica del piano urbanistico vigente al fine di realizzare l'obiettivo di una concreta fine dell'espansione urbana. Tra gli strumenti di riqualificazione, invece, grande importanza verrà data alla realizzazione o ammodernamento, come nel caso della linea Roma-Ostia, di nuove linee tranviarie, compreso l'urgente ragionamento da aprire con la città intera sulla conclusione della metro C. Funzioni di eccellenza e diminuzione della distanza tra centro e periferia in termini trasportistici e di creazione di servizi pubblici efficienti sono dunque le due leve su cui ricostruire il volto della capitale del Paese. Una nuova fase dell'uso del patrimonio immobiliare pubblico. Altro obiettivo di medio periodo è quello della piena utilizzazione del vasto patrimonio immobiliare pubblico. È noto che mentre Roma Capitale ha rilevanti esposizioni finanziarie sia per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali che per l'emergenza abitativa in sostegno della parte più debole della società, esiste un immenso patrimonio immobiliare che giace in stato di abbandono o è sottoutilizzato o non conosciuto. In realtà è noto che manca ancora un censimento sistematico delle proprietà comunali, del loro stato di manutenzione e del livello di utilizzazione. Ci sono stati negli anni molti lodevoli tentativi di costruirlo, ma tutt'oggi si è ancora lontani dall'obiettivo. La proposta di lavoro di medio periodo sarà dunque quella di creare tale censimento e di partire da esso per definire un piano di utilizzazione che porti sia alla diminuzione dell'esposizione finanziaria per affitti passivi, sia ad una più razionale dislocazione delle funzioni sullo scacchiere urbano. Resta infine da sottolineare che l'uso lungimirante del patrimonio pubblico, comprese le caserme che lo Stato è in procinto di trasferire a Roma Capitale, potranno anche essere utilizzate per risolvere il problema dell'emergenza abitativa e del fabbisogno di alloggi popolari. Il patrimonio immobiliare pubblico potrà anche rappresentare un importante luogo di sperimentazione di pratiche di risparmio energetico, di efficientamento e di introduzione di nuove tecnologie, proseguendo l'esperienza già in corso per l'istituzione di corpi illuminanti con le tecnologie LED. La tutela ambientale e la filiera agricola. Le disfunzioni dell'assetto urbanistico romano hanno, come noto, gravi conseguenze sullo stato di salute dell'aria e dell'ambiente naturale. Roma ha il più alto numero di veicoli circolanti per abitante dell'Europa e ciò ha effetti evidenti sulla qualità dell'aria. Recentemente l'ISPRA ha calcolato l'effetto sull'innalzamento della temperatura dell'urbanizzazione di terreni agricoli. Avere a cuore il destino della città significa tradurre questi ritardi storici in potenzialità di sviluppo. In tal senso, verrà avviata un'opera di riforestazione urbana che nel quadro delle note difficoltà del settore del servizio giardini sappia dotare la città di quei polmoni verdi che contrasteranno il mutamento climatico in atto e sappia restituire il patrimonio ambientale romano alla sua funzione produttiva agricola. Tutela dei diritti all'abitare.
Negli ultimi decenni l'emergenza abitativa ha costituito un problema a cui non si è riusciti a dare risposte soddisfacenti. A partire dal 2014 si è assistito ad un notevole aumento delle richieste per morosità incolpevole e contemporaneamente sono stati emessi migliaia di provvedimenti di sfratto, poi diventati esecutivi, anche nei confronti di persone in condizioni di estrema difficoltà economica o di salute. Per restituire casa a chi ne ha veramente diritto e sostenere i nuclei familiari in difficoltà attraverso la messa a disposizione di alloggi a canoni adeguati, occorre procedere al ripristino della legalità sull'edilizia residenziale pubblica. È necessario procedere ad una ricognizione di tutto il patrimonio abitativo con finalità pubblica e verificare lo stato di attuazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché l'effettivo pagamento degli oneri concessori dovuti a Roma Capitale. Si deve inoltre intervenire nei casi in cui risulteranno violate le convenzioni, procedendo a sanzionare i concessionari, a richiedere il pagamento delle fideiussioni di coloro i quali non avranno regolarizzato tali posizioni, utilizzando anche la revoca delle convenzioni stesse. Per garantire agli aventi diritto ed eliminare le situazioni di privilegio è necessario inoltre procedere alla verifica puntuale dei requisiti di coloro che risiedono negli alloggi popolari, applicando le sanzioni di legge in caso di violazioni accertate. Per altro verso bisogna ripristinare una giusta risposta alle domande di alloggi popolari, anche attraverso il completamento del censimento del patrimonio capitolino. Per aumentare le disponibilità di alloggi popolari verranno inoltre avviati progetti di autorecupero di immobili pubblici abbandonati da ristrutturare e adeguare al fine di destinarli ad uso abitativo. Sviluppo economico e lavoro. Rilancio dell'economia romana e lotta all'abusivismo. Roma Capitale deve favorire e supportare le nuove iniziative in un'ottica di crescita e sviluppo per la città. Il primo obiettivo tra gli altri che ci si propone è quello di contrastare l'odioso fenomeno dell'abusivismo che mortifica tutti gli imprenditori e gli artigiani, i quali, nonostante le difficoltà, continuano faticosamente a difendere la propria attività ed il proprio lavoro. A tal fine, la Polizia Locale garantirà il massimo supporto alle attività di repressione delle iniziative commerciali non autorizzate e poste in violazione delle ordinanze e dei regolamenti. In tale ambito si migliorerà la gestione della cartellonistica pubblicitaria, contrastando il fenomeno degli impianti abusivi. Nel contempo si effettuerà un consistente riassetto dei cartelloni già autorizzati, dimezzandone il numero con lo scopo di rendere Roma più decorosa, vivibile, sicura e bella. Contemporaneamente alla lotta all'abusivismo commerciale si ridefinirà la gestione degli spazi commerciali attraverso la costituzione del tavolo del decoro, presieduto dall'assessorato allo sviluppo economico. In questo modo sia i romani che i turisti in visita a Roma godranno di spazi più decorosi e vivibili con un visibile miglioramento della qualità della vita. È intenzione di questa amministrazione adottare una regolamentazione uniforme delle attività produttive che faciliti la nascita delle nuove imprese e che al tempo stesso tuteli la concorrenza leale e la sostenibilità. Si riorganizzeranno le modalità e gli orari di consegna di carico e scarico merci in modo da rendere più efficiente la catena logistica e migliorare la vivibilità della città. Si darà inoltre nuova linfa ai mercati rionali, oggi in gran parte abbandonati e fatiscenti, secondo le seguenti modalità: incentivando la rapida riassegnazione dei numerosi banchi inutilizzati, riordinando gli orari di apertura, estendendo le attività ivi praticate anche alla somministrazione di cibi e bevande nel rispetto della normativa esistente, implementando i prodotti a chilometro zero, valorizzando così l'economia locale. Tale impegno avrà tra gli altri lo scopo di valorizzare e favorire le attività agricole curate nell'ambito del contesto urbano. Si renderanno le strutture più efficienti ed ecosostenibili attraverso coperture fotovoltaiche. Si agevolerà la riapertura delle numerose botteghe e degli esercizi commerciali chiusi in modo da far rinascere il tessuto produttivo di Roma e creare al contempo un vero e proprio presidio del territorio. A tal fine verranno predisposte adeguate misure per aiutare le botteghe storiche ed artigiane non solo a sopravvivere, ma a svilupparsi attraverso nuovi strumenti di promozione e valorizzazione. Altra priorità sarà favorire forme di partecipazione dei cittadini, promuovendo i gruppi di acquisto solidale e agevolando l'incontro tra produttori e consumatori o gruppi di consumatori. Inoltre, al fine di sostenere il commercio locale, si intende promuovere anche l'utilizzo di monete complementari. Allo stesso tempo si procederà ad una revisione e semplificazione burocratica delle procedure per assicurare l'evasione delle richieste di competenza nei municipi in materia di attività produttive nei tempi previsti dalla normativa. A tal fine si realizzerà un progetto di digitalizzazione dei processi e dei documenti, aprendo, ove possibile, sportelli telematici che agevolino il rapporto tra imprese ed amministrazione.
Saranno creati quindi degli uffici dedicati alle imprese al duplice scopo di fornire attività di consulenza e raccogliere suggerimenti utili, aumentando il loro coinvolgimento nei processi decisionali che riguardano il settore. Turismo. Il patrimonio artistico e culturale di Roma è uno straordinario bene comune da salvaguardare. Il turismo deve essere il punto di forza per il rilancio della città di Roma, sia a livello nazionale che internazionale. L'interesse turistico nei confronti della capitale è diminuito per via delle condizioni in cui versa la città di Roma. I problemi che affliggono la città si riflettono notevolmente anche nella percezione del turista, con conseguente ricaduta negativa anche a livello mediatico. Un altro indicatore significativo è la costante diminuzione del numero dei giorni che mediamente un turista trascorre a Roma. Le azioni che si intende intraprendere per riposizionare Roma tra le città più visitate al mondo sono il contrasto all'abusivismo turistico ricettivo in ogni sua forma, la lotta all'evasione del contributo di soggiorno e l'effettiva destinazione del 10% dei relativi introiti a fini turistici. La cura del decoro cittadino, il miglioramento del trasporto, la regolamentazione delle operazioni di sosta dei bus turistici, lo sviluppo dei sistemi più evoluti di informazione e promozione turistica, la promozione del turismo fieristico, congressuale e formativo, la costituzione di un convention bureau per la promozione dei circuiti turistici alternativi. È prevista una costante collaborazione con i principali operatori di internet, sui quali ormai si basa larga parte del turismo incoming della città, per aumentare l'attrattiva della città, migliorare le modalità di raccolta del contributo di soggiorno e per contrastare al contempo l'evasione. Si forniranno agli operatori turistici, quali tour operator e agenzie di viaggi nazionali ed internazionali, tutti i materiali necessari per promuovere Roma al meglio, valorizzando gli angoli di Roma nascosta, i tesori anche archeologici dimenticati, purtroppo talvolta abbandonati e presenti anche nelle periferie. Si individueranno percorsi tematici alternativi puntando anche sulla specificità della città stessa, la Roma delle chiese, la Roma dei musei, la Roma dei monumenti, la Roma delle botteghe storiche e artigiane, eccetera. Il tutto al fine di incentivare l'interesse dei turisti a scoprire la città di Roma e a tornarci, perché Roma non è solo il centro storico. Sarà assicurato il coordinamento con Enit e con la Regione Lazio per avere un programma di promozione turistica valido ed efficace. Si utilizzeranno, con un budget promozionale limitato, strumenti innovativi per dare massima visibilità al minor costo a tutti gli angoli di Roma. In conclusione, si lavorerà con tutti i soggetti coinvolti per contrastare il fenomeno dell'abusivismo, per individuare le migliori linee di semplificazione dei processi e per definire le modalità migliori per la promozione della città. Sicurezza. Come è noto, la sicurezza urbana rappresenta oramai una priorità irrinunciabile, costituendo il presupposto essenziale per una ordinata convivenza civile e coesione sociale. Le politiche sulla sicurezza urbana promosse in Italia fino alla fine degli anni 90 avevano come principali obiettivi la coesione sociale, la riduzione delle disuguaglianze e la riqualificazione urbana, essendo prevalentemente legate a interventi su problemi di carattere economico e sociale. Dagli anni 90 in poi si è verificato un processo di cambiamento nella priorità dei problemi posti nell'agenda delle autonomie locali, che ha visto il tema della sicurezza assumere un ruolo centrale. L'obiettivo di tale azione di coordinamento ha riguardato anche situazioni e criticità che, pur attinenti all'area del decoro urbano, determinano, per le loro caratteristiche, condizioni di vero e proprio degrado che spesso agiscono sulla percezione di sicurezza dei cittadini. Alcune iniziative avviate sono riconducibili alle intese siglate nell'ambito del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. In tema di sicurezza urbana, tra i più significativi interventi vanno segnalati quelli relativi agli insediamenti abusivi per gli ambiti di competenza dell'amministrazione. Per gli ambiti di competenza dell'amministrazione l'attività si esplicherà mediante un rapporto sinergico con la Polizia Locale, il Dipartimento delle Politiche Sociali, altri enti come l'AMA, l'ARDIS, Roma Natura, eccetera, quali referenti per la presa in carico delle situazioni di estrema fragilità, per le attività di bonifica e ripristino per lo stato dei luoghi, finalizzate alla liberazione delle aree, anche eventualmente con l'ausilio delle forze di polizia dello Stato e con la presa in carico delle situazioni di particolare fragilità. Analogamente, particolare attenzione verrà posta alla problematica dei campi autorizzati o tollerati, nei quali sono concentrati gli oltre 6.000 rom, sinti e camminanti presenti sul territorio capitolino. La situazione in alcuni di essi risulta particolarmente critica anche per le problematiche legate alla convivenza con i quartieri nei quali si trovano ad insistere. Le criticità sono legate anche al problema della raccolta dei rifiuti, per i quali non sembra più sufficiente la programmata gestione da parte di AMA.
Ulteriore problematica connessa ai campi rom è quella dei roghi, causa di fumi spesso tossici che si propagano nelle aree circostanti, il più delle volte connessi ai furti di materiale ferroso. Rimane fermo l'obiettivo dell'amministrazione del superamento dei campi. Con particolare vigore dovrà essere affrontato il tema del contrasto al commercio ambulante abusivo, che costituirà un punto centrale del programma della sicurezza urbana. Esso si manifesta soprattutto nelle zone a maggiore vocazione turistica ed è posto in essere da parte degli ambulanti itineranti. Altra criticità è rappresentata dai mercati che sorgono abusivamente su diverse aree della città, centrali e periferiche. L'impatto sul degrado cittadino è assai forte, considerata la struttura flessibile di tali mercati spesso improvvisati, che utilizzano i marciapiedi per l'esposizione della merce, che viene poi abbandonata se invenduta. Ulteriore iniziativa da confermare e rafforzare sarà il contrasto degli effetti degenerativi della somministrazione di alimenti e bevande, la cosiddetta movida. La concentrazione in alcune aree della città, in particolare nel centro storico, di locali e pub, comporta che specialmente nei fine settimana queste aree diventino luoghi deputati allo svago notturno. Travalicando tuttavia la fine ludica, di per sé del tutto accettabile, si è assistito a una distorsione di alcuni comportamenti causati anche dall'assunzione eccessiva di alcol o dall'uso di sostanze stupefacenti. Si registra inoltre nel tempo l'occupazione di spazi pubblici da parte di spacciatori, con ovvie conseguenze negative sulla sicurezza dei luoghi. Le operazioni di controllo verranno svolte in coordinamento con la Polizia Locale, squadre dell'AMA, personale dell'Ispettorato del Lavoro, dell'INPS e della ASL, attivando tra l'altro controlli mirati sugli esercizi pubblici e su quelli di vicinato, relativamente alla regolarità dell'esercizio dell'attività di somministrazione di bevande alcoliche. Le istanze espresse dalla cittadinanza, con la quale verranno promossi incontri sulle problematiche maggiormente sentite nei territori di residenza, dovranno essere tenute in doverosa considerazione, dando voce, in particolare, alle diverse forme associative sorte nei diversi quartieri della città, associazioni e comitati di quartiere, riconoscendo loro una reale e costruttiva volontà di partecipare attivamente alla ricerca di soluzioni e progetti da condividere con le istituzioni. Altro argomento di particolare rilievo è quello rappresentato dalle occupazioni abusive di immobili. L'obiettivo da raggiungere è la piena affermazione della legalità nella gestione di tali beni attraverso percorsi improntati al rispetto delle norme e all'attivazione di bandi ad evidenza pubblica, volti a recuperare ovvero valorizzare i beni oggetto di occupazione, assicurando al contempo il riconoscimento delle attività di solidarietà sociale già intraprese. Inoltre appare improrogabile la necessità di dotare l'amministrazione di un insieme di norme al passo con i tempi e in grado di garantire l'esercizio dei diritti e dei legittimi interessi dei cittadini, che porterà ad avviare un percorso condiviso di analisi ed elaborazione mirato alla definizione di un nuovo regolamento di polizia urbana, fermo al 1946. Per quanto concerne il profilo della mobilità cittadina, l'amministrazione si impegnerà sia nella fluidificazione nel traffico che nella repressione delle condotte che violano il codice della strada, anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche come lo street control, gli autovelox, i taccuini elettronici, eccetera. Sarà effettuata una serie di attività di contrasto e di repressione degli illeciti che riguardano la regolarità tecnica amministrativa delle attività imprenditoriali, nonché il rispetto delle norme a presidio della sicurezza alimentare. Ulteriore profilo di fondamentale importanza riguarderà il contrasto all'evasione ed elusione del pagamento dei tributi locali, come il mancato versamento del contributo di soggiorno e dell'occupazione di suolo pubblico. Nell'attività di contrasto all'abusivismo edilizio costituirà una priorità il controllo del territorio, soprattutto nelle aree sottoposte a vincoli ambientali, paesaggistici e archeologici. Particolare cura sarà dedicata alle azioni finalizzate a perseguire il miglioramento della sicurezza percepita e a tal fine sarà costituita un'apposita struttura preposta al ricepimento delle segnalazioni dei cittadini anche attraverso il miglioramento del sistema già esistente Io Segnalo. Risorse umane. In ossequio ai principi di responsabilità, legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, si intende procedere all'efficientamento dell'assetto organizzativo dell'ente, nonché alla valorizzazione delle risorse umane attraverso mirati programmi di formazione per il personale dirigente e non dirigente. Quanto a quest'ultimo, assume centralità nell'azione amministrativa il superamento dell'annosa vicenda relativa al salario accessorio. In tema di relazioni sindacali e relazioni con i dipendenti, si intende promuovere la cultura partecipativa e il metodo della condivisione, attivando ogni percorso finalizzato al miglioramento della vita lavorativa del personale tutto.
Occorre altresì garantire continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido. Si intende quindi nell'immediato attivare un piano straordinario di assunzioni per il settore educativo scolastico per gli anni 2016, 2017 e 2018. In tema di salute e sicurezza dei dipendenti sono previsti percorsi di natura formativa e partecipativa che mettano al centro il lavoratore e il suo benessere nei luoghi di lavoro. Infine, le risorse economiche e finanziarie. Pur nei limitati spazi di manovra consentiti dalle attuali condizioni dei conti della capitale, dal vincolo di pareggio di bilancio di competenza e dal piano di rientro del disavanzo, grazie, l'amministrazione intende avviare un processo di razionalizzazione ed efficientamento della finanza del Campidoglio, mettendo a frutto molteplici elementi favorevoli. Innanzitutto, le sinergie consentite dalle deleghe al patrimonio e alle partecipate saranno impiegate per liberare preziose risorse da destinare a progettualità di primario interesse per il territorio e la cittadinanza. Sempre nella prospettiva di rilanciare finanziariamente il Campidoglio, l'amministrazione si impegna ad esplorare nella rinegoziazione dei debiti esistenti o per specifiche attività di investimento nuove soluzioni di finanziamento e rifinanziamento che risultino percorribili nell'attuale contesto di mercato che, come noto, si distingue per tassi di interesse ai minimi storici. Parimenti, è intenzione di questa amministrazione avvalersi della crescente apertura che, complice il complesso quadro macroeconomico nazionale ed internazionale, è stata espressa negli ultimi tempi da varie istituzioni, compresa la BCE, la Banca Centrale Europea e la Banca Europea per gli Investimenti. In contiguità con queste iniziative è obiettivo dell'amministrazione attivarsi per non lasciare inutilizzati i fondi comunitari messi a disposizione dall'Unione Europea e fare in modo che tali fondi vengano concretamente impiegati per promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale dell'area metropolitana. Anche in questa prospettiva saranno valutate nuove iniziative di utilizzo del panorama degli strumenti che la finanza mette a disposizione dell'amministrazione capitolina, anche ipotizzando coordinamenti centralizzati al fine di rendere più efficiente l'accesso al credito. L'amministrazione intende intervenire con un mirato programma di spending review. I processi di spesa diverranno oggetto di un attento monitoraggio al fine di individuare e ristrutturare quelli meno efficienti, secondo logiche di snellimento dei passaggi e di costante ricerca di un contributo concreto alla qualità dei risultati e quindi dei servizi per i cittadini. I risparmi di spesa verranno altresì realizzati sfruttando le economie di scala consentite dalla centralizzazione degli acquisti di beni e servizi, compresi quelli degli organismi partecipati. Anche sul fronte dei contratti e degli appalti pubblici, l'amministrazione intende segnare un punto di discontinuità col passato, improntando l'assegnazione degli appalti ai principi irrinunciabili della trasparenza e dell'efficienza. Solo simili principi possono garantire una sana e leale concorrenza tra gli interessati, con beneficio ultimo per la qualità e l'economicità delle opere che verranno realizzate per la cittadinanza. La spending review interesserà anche il riassetto finanziario delle aziende del gruppo Roma Capitale, ivi comprese le numerose fondazioni che ad oggi non rientrano nel perimetro di controllo contabile della Ragioneria Generale del Campidoglio. Al fine di affrontare in via risolutiva la controversa situazione finanziaria delle partecipate, il risanamento dei conti verrà perseguito anche ricorrendo ad innovative soluzioni per la raccolta fondi. In relazione agli organismi partecipati è altresì prevista una serie di interventi di riorganizzazione e razionalizzazione in linea con i decreti governativi in via di approvazione che mirano a ridurre il numero complessivo delle società partecipate, stimolando l'aggregazione di quelle di minori dimensioni e contribuendo concretamente a rendere più razionale ed efficiente l'intero sistema. Un'ulteriore area per la realizzazione di iniziative di contenimento della spesa pubblica è data dal rapporto con i vari municipi. L'amministrazione intende intervenire non secondo una logica di tagli lineari, ma di efficientamento della spesa, individuando analiticamente le voci cui risultano associati maggiori sprechi di risorse pubbliche e quelle che abbisognano maggiormente di supporto finanziario. Ciò consentirà una riqualificazione degli obiettivi di spesa e delle fonti di finanziamento e permetterà di definire ed implementare opportune politiche di trasferimento delle risorse secondo criteri di necessità e merito. L'amministrazione intende altresì lanciare un ambizioso progetto di valorizzazione del patrimonio di Roma Capitale, completando l'opera di censimento di immobili di proprietà capitolina e di verifica delle loro attuali condizioni di impiego e redditività.
Pur assicurando il rispetto del principio di economicità, questo processo sarà coniugato ad un'attenta ricognizione delle esigenze espresse dalla comunità, così da contemperare gli obiettivi di redditività con quelli sociali che caratterizzano, tipici della pubblica amministrazione. La gestione del patrimonio immobiliare sarà portata avanti privilegiando la valorizzazione rispetto a classiche soluzioni di dismissione. In tale prospettiva si esamineranno dettagliatamente tutti i possibili profili per conseguire risparmi di spesa, ad esempio attraverso l'assegnazione di tali immobili al soddisfacimento delle esigenze funzionali dell'amministrazione, anche per realizzare durature fonti di profitto attraverso mirati interventi di riqualificazione di varie aree al momento inutilizzate o sottoutilizzate. L'amministrazione si farà garante del rispetto dei capisaldi della trasparenza e della correttezza nell'ambito di ogni procedura dispositiva avente ad oggetto la valorizzazione, la riqualificazione, la concessione, la locazione e l'eventuale alienazione di immobili. Nella medesima logica verranno avviate puntuali ricognizioni sui beni confiscati sequestrati per procedere a un loro pronto utilizzo a fini sociali nei limiti consentiti dalle norme di legge. Infine, specifici approfondimenti e interventi saranno portati avanti anche sul fronte della fiscalità locale, con l'obiettivo di implementare schemi operativi più efficienti e moderni per la riscossione dei tributi ed esaminare attentamente le fonti di entrata, anche sotto i profili della proporzionalità, progressività ed equità, tenuto conto delle condizioni economiche delle famiglie. Grazie. Grazie a lei, Sindaca. Ora do la parola al consigliere Giachetti per il primo intervento, dopo procederemo con la pausa prevista in ordine dei lavori, sempre con richiesta di rispetto dell'attinenza degli interventi alle linee che sono state appena adesso illustrate. La ringrazio molto, Presidente, ringrazio anche il collega Bordoni che mi consente di scavallare un intervento. Gentile Sindaca, mi creda con tutto il rispetto, ma noi le linee programmatiche le avevamo lette. Ci sarebbe potuto aspettare magari da parte sua di utilizzare questa occasione per cercare di renderle un po' più concrete e corpose. Perché le linee programmatiche sono il documento che mostra alla città quali sono le scelte e gli interventi che dovranno essere messi in atto, qual è la visione che li guida e come questi caratterizzano l'azione di governo lungo tutta la consigliatura. In realtà quello che lei ha letto è un testo vuoto, perché manca proprio di quelle azioni e progetti che sul piano della concretezza devono dare indirizzo e corpo alle delibere di governo che la Giunta dovrà mettere in campo, fornendo indicazioni alla città sulla direzione verso la quale questa amministrazione intende muoversi. L'unica cosa che invece permea tutto il documento e lo fa in maniera trasversale è l'apertura di tavoli per qualsiasi cosa, il mettere in campo adeguate misure, l'adottare regolamenti, il predisporre piani. Il vostro documento è tutto un proliferare di creeremo, miglioreremo, faremo. Non c'è mai però un impegno preciso, una scadenza rispetto alla quale poter avere poi un termine di riferimento. Permane inoltre una differenza tra obiettivi e azioni. Sono le azioni che devono essere portate in primo piano, non la visione etica che le caratterizza. Il sindaco non è chiamato ad educare i cittadini, a mettere in atto un percorso pedagogico. Il sindaco amministra la città con azioni precise e la scelta delle azioni da realizzare è la concreta espressione della visione complessiva. Emerge poi una completa mancanza di quantificazione. Nelle descrizioni delle azioni che si metteranno in atto non c'è mai una descrizione che quantifica l'offerta nella situazione attuale. E soprattutto non c'è una quantificazione rispetto ai miglioramenti che verranno apportati in futuro. Anche nella premessa alle linee affermate che il vostro unico scopo è riavvicinare l'amministrazione comunale ai cittadini. Bene, ma come fate in un momento storico in cui tutte le città europee sono ferite da fatti gravissimi ad esimervi dall'affrontare i grandi temi come ad esempio le migrazioni di milioni di persone, i cambiamenti climatici, la sicurezza, la tecnologia, il disagio delle periferie, la mancanza di lavoro. Fatte queste considerazioni, ovviamente per il poco tempo che ho, non posso che concentrarmi solo su alcuni settori che ritengo
i più lacunosi in assoluto. L'urbanistica. L'urbanistica è la politica principe per dare attuazione alla visione che si ha della città, perché ha il compito di tramutare in trasformazioni urbane le idee che guidano il governo della città. Di tutto questo non c'è nulla nelle linee programmatiche, se non molta retorica e conclusioni tirate per le orecchie. Dovete spiegare alla città perché ripristinare trasparenza e legalità passi necessariamente dalla cancellazione di tutti gli istituti di deroga discrezionali, quali le compensazioni urbanistiche e gli accordi di programma in variante urbanistica. A tal proposito, signora Sindaco, ci vuole trasparenza. Un amministratore non può fare allusioni, ha infatti un obbligo di chiarezza di fronte ai cittadini. Se riscontrate problemi di legalità, andate in procura e denunciate. Se ci sono problemi di trasparenza, imponete procedure chiare. Se invece pensate che l'attuale piano regolatore generale debba essere modificato, ditelo e fatelo. Ad esempio, non potete sostenere che verrà avviata una rigorosa verifica del piano regolatore al fine di realizzare l'obiettivo di una concreta fine dell'espansione urbana, in quanto gli ambiti edificabili sono definiti dal piano regolatore vigente e quindi, a meno che voi non autorizziate ulteriori interventi in deroga, oggi dove la città finisce è un dato noto. Quello di cui c'è bisogno sono procedure chiare e snelle. A tal scopo è necessario semplificare le norme tecniche di attuazione del piano regolatore e al contempo dotare i municipi di procedure urbanistiche ed edilizie uniformi online. Il controllo pubblico ovviamente non deve mancare, ma va anche pretesa qualità negli interventi architettonici, imponendo a chi realizza gli edifici elevati standard qualitativi, elevando lo strumento del concorso internazionale a procedura ordinaria per la selezione dei progetti e istituendo uffici di controllo che monitorino tutto l'iter dal disegno su carta al lavoro finito. L'urbanistica deve essere anche capace di ridisegnare la città e ricucire tutti gli strappi che una crescita non pianificata ha portato. Ed è qui che è determinante quale idea questa amministrazione abbia delle periferie. Di nuovo, va registrata l'assoluta inadeguatezza delle linee programmatiche nelle quali si parla esclusivamente di una gigantesca opera di rigenerazione urbana, ma non si spiega come attuarla, perché non basta, come scrivete, portare funzioni di eccellenza e diminuire la distanza centro-periferia. Bisogna dire anche come. Entrare nello specifico, nei singoli quartieri, perché Roma ha tante periferie e bisogna conoscerle. Su questo tema in particolare stupisce come con tanta superficialità si siano trattati i piani di zona, per non parlare dei toponimi e delle zone O, che pur toccando centinaia di migliaia di cittadini non sono neanche citati. Così come sempre nell'ottica della rigenerazione urbana, non c'è una riga sulle centinaia di opere incompiute disseminate nella città, il cui completamento contribuirebbe in modo significativo a riconnettere e riqualificare il tessuto cittadino. Se passiamo alla mobilità, sul trasporto pubblico locale si rimane sul terreno dei buoni propositi e mancano elementi di concretezza ed azioni da intraprendere. Ad esempio, per ATAC non è sufficiente parlare di nuovo piano industriale di riorganizzare il personale se non si indica in che direzione si vuole andare. Sui tram, sulle ferrovie locali e sulla metro spendete una riga in tutte le linee programmatiche, ma la città ha bisogno di risposte concrete e di soluzioni specifiche che voi in questo settore così importante non avete assolutamente dato. Per aumentare la velocità commerciale serve aumentare i chilometri delle corsie preferenziali, certo, controllandone l'accesso con delle telecamere, certo. Bisogna continuare con la metanizzazione della flotta ATAC. La lotta all'evasione tariffaria, a mio avviso, si può concretizzare con l'immissione di 150 controllori in più di quelli attuali. Se vogliamo davvero investire sulla cura del ferro, allora sono prioritari interventi chiari, per esempio, per quel che mi riguarda, la scelta privilegiata è quella dei tram. Però bisogna dire qualcosa. E poi c'è la chiusura dell'anello ferroviario, la Roma Rido, la Roma Viterbo. Sulle metropolitane non dite nulla. Cosa volete fare della metro C? E del prolungamento della B? Pensate sia importante completare opere più modeste ma di grande impatto come la fermata Pigneto, dove realizzare un nodo di scambio con la metro C e le linee regionali DFS? Per sviluppare una mobilità sostenibile servono anche parcheggi di scambio interrati. E infine le stazioni e i nodi di scambio devono essere accessibili e fornire servizi ai cittadini, realizzando percorsi protetti, garantendo luoghi illuminati e sorvegliati, dove anche attività commerciali possano operare. Capitolo ambiente. Sull'ambiente non ci sono neppure 10 righe.
Sui parchi, riserve, piani di assetto, neppure una parola. Sull'agricoltura non c'è nulla. Sulla green economy una sola citazione del termine in un contesto estraneo. Sul risparmio energetico volete istituire un energy manager che già esiste e non fate alcun cenno a nessun progetto concreto per gli obblighi di legge, sia quelli regionali che quelli statali. Sul Tevere, neppure una parola, come se a Roma non esistesse il fiume. Si potrebbe proporre di ricostruire l'ufficio Tevere o almeno di attivare l'osservatorio Tevere per i contratti di fiume, per attivare finanziamenti di risanamento e valorizzazione. Sul regolamento del verde, che Roma non ha, non c'è una parola. Se volete c'è un testo frutto di 2 anni di lavoro della Presidente Consigliatura, che lei conoscerà sicuramente, signora Sindaco, con tutte le associazioni, che è già pronto per essere approvato. Sulle spiagge, signora Sindaco, parlate genericamente di un protocollo con gli stabilimenti. Non prendete un impegno preciso neppure per l'abbattimento del lungomare di Ostia su cui avete fatto un'intera campagna elettorale. Sui rifiuti, evito, perché avremo modo di tornare a parlarne nel prossimo Consiglio e poi ci saranno sicuramente i miei colleghi che potranno intervenire su questo. Attività produttive. Manca un piano strategico ed economico per la città. Le grandi città del mondo si pensano nel futuro, anticipano le trasformazioni ed elaborano le strategie per perseguire i loro obiettivi nella dimensione globale. Manca un'idea che vada oltre piccole misure generiche. Su quali settori punta la città e come? Se Roma vuole veramente diventare una capitale internazionale, deve attivare risorse, investimenti e opportunità, collaborando con chi può dare un importante apporto a questo, pensa al Mise, la Regione, l'Università. Alle piccole e medie imprese non fate minimamente cenno. Le PMI costituiscono gran parte delle imprese romane. Non si può parlare di sviluppo e crescita senza considerare l'adozione di strumenti che ne favoriscano la competitività, l'accesso al mercato e la trasparenza. Se la digitalizzazione rappresenta una grandissima opportunità per le nostre imprese, siamo ancora in ritardo su alcune tematiche chiave. Le nuove tecnologie non possono innovare i prodotti, il modo di fare impresa e creare nuova occupazione giovanile. Va supportata la digitalizzazione delle piccole e medie imprese nella produzione e nei servizi, l'adozione di tecnologie, l'utilizzo di nuovi canali di comunicazione e gli strumenti di promozione del territorio. Parlate di attività produttive e non dite una parola sulle start-up. Il settore università e ricerca non è neanche citato. La questione lavoro non esiste. L'agricoltura, un settore fondamentale, lo trattate vagamente parlando di mercati rionali e di urbanistica senza accenni alle terre pubbliche né alle imprese del settore. Anche sul tema dei mercati la superficialità domina, è un settore importante. L'amministrazione deve ricominciare a investirvi, sta riprendendo l'assegnazione dei banchi, ma non ci si può limitare a introdurre prodotti a chilometro zero, bene, peraltro già esistono, la informo, o a riordinare gli orari. Cosa vuol dire? Già c'è, già i mercati possono aprire la sera. Va invece fatto un riordino, un investimento per la riqualificazione, ripensate le modalità di gestione. Non dite una parola sull'imminente attuazione della Bolkestein, ne vedremo delle belle. Il sociale. Le linee programmatiche chiamano in causa l'idea del benessere delle persone. Benessere, si legge, che non va valutato solo ed esclusivamente in termini economici, ma anche in virtù della qualità della vita, dell'accesso ai servizi e dell'aumento delle opportunità. Ma come? Se infatti ci sembra opportuno superare e supportare il cambiamento in atto in tutta Italia sulle politiche sociali grazie a importanti riforme che sono state discusse e si stanno discutendo in Parlamento, penso al reddito di inclusione, alla riforma del terzo settore, alla legge sull'agricoltura, il dopo di noi, ovvero l'idea di politiche non più meramente assistenziali ma piuttosto politiche rigenerative che coinvolgano tutti i settori della politica, l'idea di superare il sistema di welfare romano attraverso il concetto di benessere è francamente confusa. Non si legge infatti come verranno fotografati i bisogni sociali della città, né tantomeno si capisce quali saranno gli strumenti di valutazione della qualità e dell'appropriatezza degli interventi. Assenti sono peraltro gli attori di questi processi. Cosa intendete fare dunque nel concreto? Qual è il programma per Roma? Perché fare un elenco delle cose da fare senza citare mai la parola coprogettazione che è alla base della nuova regionale su welfare? Perché parlare di nuovo sistema se nelle linee programmatiche ci si limita a riproporre un mero elenco di intenzioni senza mai soffermarsi sul come, sul quando e con quali risorse?
Dove si collocano i due grandi assenti di queste linee programmatiche che dovrebbero ridarci fiducia e idea di futuro, ovvero la sanità e l'assistenza sociale? Dove sono le ASL per quel progetto personalizzato di cui si legge? Dove sono le 74 assistenze sociali che mancano nella pianta organica di Roma Capitale per dare una risposta al singolo e al nucleo familiare, per valutare le azioni di welfare territoriale e per pianificare programmazioni di interventi? Dove sta la parola terzo settore? Perché non ci sono accenni al rispetto della legge sul collocamento mirato delle persone con disabilità? Perché si parla di PUA, del punto unico di accesso in ogni municipio, quando già c'è? Dove si legge conferenza sanitaria locale, emergenza abitativa, sistema di accoglienza? Parlate di accreditamento, di piano regolatore sociale, di sostegno al reddito, di superamento dei campi rom, di riforma dell'assistenza domiciliare, di supporto ai centri antiviolenza. Parlate di una città a misura di bambino, di tossicodipendenze, di accessibilità e di riforma dei centri anziani e delle consulte dell'handicap. Tutte cose condivisibili nelle intenzioni, ma non ci dite il come, il quando, con quali risorse. Concludo con un argomento non meno importante, signora Sindaco e signor Presidente. Manca qualsiasi accenno alla città metropolitana, ai temi del decentramento e al ruolo dei municipi. Grazie allo status speciale che la legge Delrio le concede, Roma deve esercitare un protagonismo in questa fase. Volete indicare un percorso, rendere conto ai romani delle vostre scelte? In tema di area metropolitana è necessario che Roma chiarisca cosa vuole fare da grande e si confronti con i comuni metropolitani e con i municipi. Dovete essere portatori di una visione e dovete tradurla in un piano strategico che ad esempio metta a sistema i settori industriali e produttivi della città con quelli dei comuni limitrofi, che sviluppi politiche della mobilità che non si limitino a guardare dentro al raccordo, ma che tengano conto ad esempio dei flussi di lavoratori e turisti che quotidianamente si muovono nell'area metropolitana, che prenda consapevolezza che molte delle infrastrutture e dei servizi utili a Roma vanno collocati fuori dai suoi confini comunali, dai parcheggi di scambio lungo le ferrovie che portano alla città, ai servizi sociali come gli asili nido, fino alle strutture di formazione. Contemporaneamente urge un processo di trasferimento di funzioni e risorse ai municipi, con l'obiettivo di trasformarli in comuni urbani. Serve quindi una vera rivoluzione amministrativa, che nel suo programma semplicemente non c'è, né come riforma né come rivoluzione. Come intendete fare questa amministrazione? Vuole dare attuazione al decentramento e andare verso i comuni urbani o vuole accentrare di nuovo tutto il potere al comune e svuotare gli enti di prossimità? Io sono per la prima ipotesi e per arrivare a questo serve innanzitutto realizzare un Campidoglio forte, innovatore, intelligente, che si occupi delle attività di programmazione, di controllo, di gestione del patrimonio, dei contratti di servizio e che attraverso una centrale unica di committenza porti alla riduzione delle stazioni appaltanti e migliori la qualità dei servizi e ottimizzi gli acquisti e le forniture. Ho veramente concluso, come avrà capito. Grazie, 15 minuti sono scaduti in questo momento, ma concludo. Ho due righe. Come avrà capito, signora Sindaco, la nostra sarà un'opposizione dura, che va nel merito dei problemi e che punto per punto, delibera per delibera, provvedimento per provvedimento, non solo si limiterà ad analizzare e a criticare, se necessario, i suoi provvedimenti, ma porterà sul tavolo della discussione davanti ai cittadini soluzioni alternative. Non ci saranno sconti da qui in avanti, quello che mi auguro è che sin da subito, ai tanti interrogativi che abbiamo sottoposto oggi in questa sede, inizino ad arrivare chiarimenti e spiegazioni convincenti. Solo se le idee di ciascuno sono in campo e c'è trasparenza nel proprio operare, allora si possono costruire le basi per una dialettica che sia costruttiva e che produca risultati utili per la nostra città. Grazie. Grazie a lei, consigliere Giachetti. Dichiaro sospesa la seduta. I lavori riprenderanno come previsto in ordine dei lavori alle ore 15:30.